Amici sportivi, amanti del grande calcio, dilettanti, in diretta dal Carlo Angeletti, la 31esima giornata del girone E di Serie D, Sinalunghese contro Trastevere. Il buon pomeriggio da Francesco Benincasa e Mario Zevolini. Mario, siamo qua di nuovo al Carlo Angeletti. Mancano 4 giornate alla fine, manca sempre meno. Due squadre in due situazioni nettamente diverse. Da una parte la Sinalunghese ancora in ultima posizione, che spera di fare bottino pieno quest'oggi per continuare a sognare la salvezza, buttando anche l'occhio in quelli che sono i campi di Grassina e Scandicci. Dall'altra parte invece c'è il Trastevere, una squadra che rientra da un lungo periodo di Covid, che mercoledì ha affrontato il Siena pareggiando 2-2, ne parleremo nel corso di questa prepartita, e poi una squadra che ancora sogna l'arrivare primo in questo girone di Serie D per puntare alla promozione in Lega Pro. A più 5 c'è ancora il Montevarchi, che quest'oggi giocherà nel campo del Siena al Franchi, visto che la squalifica del Franchi partirà dalla prossima giornata, in un Franchi a porta aperta. Insomma, sarà una partita difficile anche per l'Aquila Montevarchi e per il Trastevere. Oggi è importante tanto quanto per la Sinalunghese. Sì, sulla carta partita più semplice per il Trastevere, ma la Sinalunghese è pronta a dare filo da torcere, visto comunque la situazione difficile di classifica. Una vittoria oggi significherebbe rientrare in corsa per la zona della salvezza. Abbiamo ricordato, insomma, nelle scorse settimane che non ci saranno più i play-out, ci saranno soltanto 2 retrocessioni, quindi bisogna sperare di riuscire ad agganciare lo Scandicci. Come dicevi te prima, buttare un occhio anche sugli altri campi sarà fondamentale. Non dipende soltanto dalla Sinalunghese, non dipende soltanto dal Trastevere. Sì, tra l'altro la comunicazione ufficiale dell'annullamento del play-out e quindi della retrocessione delle soltanto ultime 2 in classifica è arrivata proprio nel giorno in cui si è giocato Foligno-Sinalunghese, e la Sinalunghese ha perso 3-0 in casa del Foligno, giocando una brutta partita. Merito del Foligno, che comunque è venuto bene fuori dal periodo nero che stava attraversando, e tra l'altro in casa la giornata prima aveva vinto anche contro il Trastevere, quindi insomma una squadra che si è rianimata dopo il cambio societario, il cambio anche di alcuni membri importanti dei giocatori, e soprattutto dopo che il presidente 2 settimane prima aveva bloccato gli stipendi ai giocatori, i rimborsi spese ai giocatori, perché non possiamo parlare di stipendi, ma insomma aveva bloccato i rimborsi spesi per scarso impegno visto in campo. Sembra essere servita, insomma, quella strategia adottata dal presidente del Foligno. Sì, è servita. La Sinalunghese non è stata particolarmente fortunata nell'affrontare comunque il Foligno, che ricordiamo è una società composta da ottimi giocatori, affrontata in un periodo in cui stavano migliorando i calciatori del Foligno, però la Sinalunghese doveva fare qualcosa in più, e oggi è chiamata in questa piccola impresa nel riuscire a strappare punti al Trastevere. Andiamo a vedere quindi quelle che sono state i risultati della 30esima giornata, giocata ormai qualche settimana fa, praticamente quasi un mese fa. Le possiamo mandare anche in grafica, grazie alla regia di Luca Barbagli e alle riprese di Filippo Lucatti. Quest'oggi insomma faranno un gran lavoro come sempre. Nella 30esima giornata, giocata il 19 di maggio, l'Aquila Montevarchi ha pareggiato 2-2 contro l'Ostia Mare. Il Foligno, come abbiamo detto, ha vinto 3-0 sulla Sinalunghese, pareggia 0-0 il Follonica Gavorrano contro la San Giovannese. Il Lornano Badesse torna alla vittoria dopo tanto tempo, vincendo 2-0 sul Grassina. Il Monte Spaccato ha vinto 3-0 sul Cannara. Il San Donato vince 1-0 secco contro il Tiferno Lerchi. Lo Scandicci, che a sorpresa batte e in maniera meritata ottiene i 3 punti, vincendo 2-0 sulla Pianese. Hanno pareggiato 1-1 il Trestina contro il Calcio Flaminia. E poi arriviamo al mercoledì 2 giugno, quindi 3 giorni fa, dove il Trastevere ha pareggiato 2-2 contro il Siena, in una partita insomma rocambolesca. Abbiamo visto di tutto: il Trastevere in vantaggio, il Siena che ribalta la situazione sul 2-1, e poi Trastevere che riesce a pareggiare e nei minuti finali colpisce anche un palo, se non ricordo male, con Giordani. Insomma, poteva anche strappare i 3 punti. Però per come si era messa la partita, diciamo, ci sono state anche un paio di indecisioni da parte del portiere del Siena, quindi insomma Trastevere che riesce a strappare un punto
contro un Siena che sembra in crescita nelle ultime settimane. Quindi questa è la classifica che si ha dopo la 30ª giornata e dopo l'anticipo di ieri, perché il Tiferno ha già giocato, quindi è già aggiornata al risultato di ieri che vi diremo tra pochissimo. L'Aquila Montevarchi ancora in testa a quota 59 punti, inseguita da a quota 55 dal Trastevere a 49 punti. In terza posizione troviamo il Trestina a 47 punti, il San Donato Tavarnello e Follonica Gavorrano che ieri ha perso 1-0 contro il Tiferno. A 44 punti troviamo Pianese, Siena e Tiferno, 43 punti per Cannara, 41 punti per San Giovannese, 40 per Montespaccato, 38 per l'Ornano Badesse, 35 per l'Ostia Mare, 34 per Foligno e Calcio Flaminia, 29 per lo Scandicci, 24 punti il Grassina, 23 punti la Siena Lunghese. Mario, una classifica sempre più definita, tutte hanno giocato 30 giornate, chiaramente Follonica Gavorrano e Tiferno 31 perché hanno già giocato il turno di quest'oggi. L'anticipo ieri appunto ha vinto il Tiferno contro il Follonica Gavorrano, una classifica che si avvia sempre di più a dare la definitiva conferma per chi sarà di sopra, per chi sarà di sotto e per chi ancora può sperare nel playoff, Covid permettendo, perché qualora ci fosse un ulteriore slittamento del campionato, a quel punto la federazione dovrà mettere un punto esclamativo anche sulla nuova formula che si potrebbe adottare qualora non si potessero giocare i playoff, perché ricordiamo che tassativamente la stagione deve finire entro il 30 di giugno. Sì, entro il 30 di giugno hanno messo il limite massimo, in zona playoff insomma è sempre tutto abbastanza aperto. Soprattutto nelle zone di San Donato, Follonica, Pianese e Siena è sempre abbastanza aperto il campionato per quelle zone lì. C'è sempre la lotta serrata fra Montevarchi e Trastevere. In fondo alla classifica oggi sarà dura comunque per la Siena Lunghese, servono i tre punti per rilanciarsi e cercare di accorciare la distanza sullo Scandicci. Quest'oggi si gioca la 31ª giornata, il Tiferno come abbiamo detto e ripetuto ha vinto 1-0 col Follonica Gavorrano nell'anticipo di ieri. Si affronteranno anche Calcio Flaminia contro San Donato, Cannara contro Scandicci, Grassina Montespaccato, Ostia Mare contro Trestina, Pianese Foligno, San Giovannese Badesse, Siena Aquila Montevarchi e Siena Lunghese Trastevere, che commenteremo insieme qua in diretta live dal Carlo Angeletti di Siena Lunga. Mario, partite importanti quest'oggi perché Siena ha una partita dura contro l'Aquila Montevarchi, Montevarchi che deve vincere per consolidare il primo posto, Siena che deve vincere per rientrare nella corsa del playoff, Pianese che deve vincere per rimanere nel playoff, Montespaccato che gioca contro il Grassina. Teoricamente il Montespaccato a questo punto non lo possiamo dire perché la matematica non c'è, però insomma con l'annullamento del playout naviga in acque tranquille, così come il Lordano Badesse che gioca contro la San Giovannese, una partita che ha poco da chiedere. Sì, ci sono diverse partite che insomma mettono poco in palio per le squadre, alla fine saranno queste tre squadre, Scandicci, Grassina e Siena Lunghese, a giocarsi la salvezza, mentre là davanti c'è più bagarre. Il Siena, se riuscisse a fare punteggio pieno contro l'Aquila Montevarchi, aggancerebbe il Follonica Gavorrano e il San Donato Tavarnelli, comunque deve ancora giocare contro il Calcio Flaminia, quindi si rilancerebbe in zona playoff. Andiamo a vedere anche quello che sarà il prossimo turno, che si giocherà mercoledì 9 giugno, perché adesso ci saranno 10 giorni di fuoco a partire da oggi, dove si giocheranno queste ultime 4 giornate del girone di Serie D. L'Aquila Montevarchi mercoledì giocherà in casa contro il Calcio Flaminia, il Siena sarà in trasferta nel campo del Foligno, il Follonica Gavorrano ospiterà il Grassina e l'Ornano Badesse giocherà contro il Cannara, Pianese, Siena Lunghese. Questo sarà un grande derby che speriamo di poter commentare insieme, Mario, perché stiamo cercando di organizzare anche la diretta da Piancastagnaio, sempre nella pagina Facebook della Siena Lunghese. Si giocherà anche San Donato Tavarnelle contro San Giovannese, Scandicci Montespaccato, Trestina Tiferno e il Trastevere avrà il derby romano contro l'Ostia Mare. Quindi quando è derby è sempre una partita che azzera le parità, azzera diciamo le differenze di potenziale iniziali, perlomeno quelle sulla carta. Sì, l'abbiamo visto diverse volte a partire da qui al Carlo Angeletti tra Siena e Siena Lunghese. Sì, vero, il Siena veniva da un momento piuttosto complicato, ma il cuore che si mette in campo in un derby è sempre un qualcosa di diverso rispetto da tutte le altre partite. Derby che vedrà impegnata anche la Siena Lunghese nel duro campo di Piancastagnaio contro una Pianese che sta facendo una stagione veramente di grande livello, di grande qualità, nonostante qualche piccolo alto e basso che abbiamo visto, ma che è fisiologico durante l'arco di una stagione
complicata come quella di quest'anno. Sì, la Pianese era partita piuttosto a rilento, poi è riuscita a trovare una quadratura che gli ha permesso di mettere in fila diversi risultati utili consecutivi che l'hanno rilanciata in zona playoff. Come sempre durante l'arco della diretta cercheremo di darvi anche live i risultati dagli altri campi. A fine partita mettiamo sempre le mani avanti perché potrebbero cambiare da un momento all'altro, come di fatto cambiò l'ultima volta che eravamo qua al Carlo Angeletti, dove lo Scandicci pareggiò all'ultimo minuto contro il Grassina. È il momento di vederci le formazioni, Mario. Partiamo con quella della Siena Lunghese, perché quest'oggi scenderà in campo mister Marmolini, ha optato per il classico 4-4-2, in porta Marini, tra i Pali, Tenti, Ceci, Corsetti e Papa, la linea difensiva, Redi, Pietro Battista, Minocci, Mangiarati a centrocampo, Sciacca e Bartolini, che per la prima volta in maglia rossoblu parte titolare dal primo minuto a comporre il tandem d'attacco. A disposizione di mister Marmorini abbiamo Tizzone, Ferretti, Menchetti, Romanini, Pierangeli, Doca Bjorn, Bucaletti, Doca Brent e Vasser. Mario, torna a disposizione Pierangeli dopo la ricaduta sull'infortunio, non ha sicuramente 90 minuti nelle gambe, però può essere una buona arma da schierare durante l'arco della partita, come torna a disposizione Menchetti dopo anche lui essere stato colpito dal Covid. Insomma, sia lui che Tenti sono stati out per questo mese e mezzo che non li abbiamo visti tra i convocati. Tenti probabilmente è un po' più avanti con la condizione fisica rispetto a Menchetti. Sì, naturalmente coppia di centrali non titolarissima, diciamo Fanetti e Menchetti sono i due titolari di questa linea difensiva 4 della Siena Lunghese. Entrambi quest'oggi, Menchetti partirà dalla panchina, Fanetti assisterà alla partita qui in tribuna perché è stato squalificato per somma di ammonizioni. Sulla destra non so quanto abbia 90 minuti Tenti per disputare questa partita, però insomma i cambi lì dietro scarseggiano visto anche l'assenza di Meoni. Parliamo anche di Bartolini, perché quest'oggi parte titolare. Per lui ci sono stati solo una ventina di minuti accumulati con i subentri nelle scorse partite, giocatore che quest'oggi può andare a riempire l'area di rigore, giocatore che per tutta la stagione dalla partenza di Vanni è mancato alla Siena Lunghese. Sì, il tipo di giocatore intendo. Insieme a Sciacca dovrebbero essere loro due a riempire l'area maggiormente della squadra avversaria, in questo caso del Trastevere. Vedremo se magari Mangiarati e Redi serviranno qualche pallone in più in mezzo per queste due punte e riusciranno poi a sbloccare il risultato. Dall'altra parte invece il Trastevere di mister Sergio Pirozzi, noi abbiamo ipotizzato un 4-2-3-1 visto che è l'ultimo modulo utilizzato dal mister del Trastevere perlomeno mercoledì contro il Siena. Solitamente comunque abbiamo visto il Trastevere giocare anche con un 4-3-3, questi gli interpreti quest'oggi: Casagrande, Trepali, Cervoni, Laurenzi, Sbardella e Tancredi, la linea difensiva, Sannipoli e Conti a centrocampo, Squerzanti dietro le punte che sono Bertoldi, Tajarol e Roberti. Ci serviamo anche insomma di aver commesso qualche errore nella disposizione degli interpreti, però lo vedremo appena inizierà il match se queste saranno effettivamente le posizioni. A disposizione di mister Pirozzi abbiamo Foschini, Agresti, Rizzi, Sordilli, Madeddu, Lorusso, Fontana, Bartolotta e Milani. Non vediamo Giordani tra i convocati. Ecco, Giordani è un difensore centrale di esperienza, 4 gol per lui, un assist. Quest'anno ha dimostrato davvero di essere il giocatore in più di questo Trastevere in fase difensiva. Anche lì davanti, insomma, ci riserviamo questo dubbio perché sia Tagliarol sia Roberti possono fare la prima punta. Vedremo anche se si disporrà con un 4-4-2, insomma, vedremo a inizio partita. Sì, Tagliarol, giocatore di grande esperienza, classe 81, 3 anni per lui in maglia della Trastevere ormai. È un ex qui al Carlo Angeletti, ex tra virgolette, perché insomma abbiamo visto giocare Tagliarol nel playoff della stagione 2017-2018, quando giocava nel Pomezia e quando il Pomezia venne qua al Carlo Angeletti a giocarsi appunto l'accesso per la superfinalissima nazionale contro la Siena Lunghese, partita che poi andò a favore dei rossoblù, che ottennero la prima promozione storica in Serie D. Tagliarol comunque giocatore di grande esperienza, classe 81, che serve molto al gruppo. Non ha giocato tante partite quest'anno, probabilmente non sarà una delle migliori condizioni, ma all'interno del gruppo sappiamo, per dichiarazioni proprio di mister Sergio Pirozzi, che è una pedina fondamentale. Sì, è una pedina fondamentale, è quel calciatore che viene chiamato a tirare il gruppo squadra nei momenti più difficili della stagione, e quest'anno insomma l'ha fatto diverse volte. E ora è un momento difficile perché comunque nelle ultime 8 partite il Trastevere è riuscito a conquistare solo 5 punti,
ora è il momento in cui calciatori come Tagliarol tirano fuori il meglio e tirano fuori il meglio dalla squadra. Per il Trastevere sono in diffida due giocatori, Bertoldi e Sfanò, e mentre invece per la Siena Lunghese deve stare attento Marini, perché è in diffida e comunque sappiamo che insomma, perdere una pedina fondamentale come Marini per il finale di stagione potrebbe essere complicato anche per il rossoblù. Sì, oggi si affrontano due dei portieri più forti di questo girone, Marini e Casagrande, sono due pedine fondamentali sia per Pirozzi che per Marmorini. Marini si presenta da solo, questi anni alla Siena Lunghese ha dimostrato davvero di essere un grande numero uno, un gran portiere e anche un gran veterano, un gran pilastro per questi rossoblù. Torna anche il pubblico al Carlo Angeletti, Mario, c'erano a disposizione per la capienza dell'impianto che vanta circa un migliaio di posti, quest'oggi per il 25% erano disponibili 250 biglietti, di cui di questi 250, 25 riservati ai tifosi del Trastevere che sono accorsi in, ci sembra di contare da qua che sono circa 10-15 tifosi insomma nelle gradinate che hanno seguito la squadra. Sì, faranno sentire sicuramente il loro apporto alla squadra, ma è mancato quest'anno il fattore campo, il fattore tifoso a tutte le squadre di tutti i gironi, di tutte le categorie, perché sappiamo che il pubblico dà sempre quel qualcosa in più nei momenti difficili. E oggi a Siena Lunga sono accorsi diversi tifosi per spingere la squadra a questa impresa contro il Trastevere. Dai numeri che ci sono stati forniti si parla di un centinaio di tifosi rosso-blu, e quindi insomma considerando tutto, considerando anche il bel tempo che è venuto, considerando che vista la situazione Covid si può anche tornare a fare le passeggiate, direi in 100 hanno deciso di venire a sostenere i giocatori di Mister Marmorini per stare vicino alla squadra, come abbiamo visto anche inquadrati parte dei tifosi del Trastevere nella gradinata riservata al settore ospiti, e quindi ci fa piacere insomma vedere il Carlo Angeletti che si popola, come del resto ci fa piacere vedere che tutti gli stadi d'Italia piano piano si stanno popolando di nuovo. Ricordiamo che prima dell'inizio del match verrà anche onorato con un minuto di silenzio l'ex presidente Egidio Antonini, scomparso il 22 maggio, persona che qua a Siena Lunga ha dato tanto, insomma sentirete poi anche una dedica che la società ha deciso di fare proprio alla figura, alla persona, all'uomo che era e insomma e che è stato Egidio per tutta la comunità di Siena Lunga, perché insomma per chi l'ho avuto come presidente, e devo essere sincero, ho avuto questa fortuna, infatti arriva adesso l'applauso di tutto il Carlo Angeletti per Egidio. Infatti Siena Lunghese che giocherà con il lutto a braccio proprio per la scomparsa di Antonini, persona come abbiamo detto splendida, persona che alla comunità e alla società ha dato tanto, è stato presidente per 9 anni, dal 2007 al 2015, poi è diventato presidente onorario quando nel 2015 la società insomma ha riformulato, si è diciamo ha dato un cambio per riniziare un nuovo progetto, e quindi comunque ha deciso di mettersi tra virgolette non da parte, ma di lasciare il compito della presidenza alle nuove leve rossoblù, però optando sempre per è stato onorificiato con questo merito del presidente onorario. Mario, che partita ti aspetti quest'oggi? Oggi mi aspetto un Trastevere agguerrito per cercare di mantenere il passo dell'Aquila Montevarchi, una Siena Lunghese forse che terrà più in mano il pallino del gioco, visto che comunque il Trastevere non ci ha mai abituato a grandi giri palla, ma più alla concretezza, squadra di Marmorini che invece al contrario ci ha abituato a tenere il pallone, a vedere un buon calcio, un buon gioco. Mi aspetto tanto da Bartolini e Sciacca lì davanti, saranno loro due che dovranno dare maggior peso all'attacco della Siena Lunghese. Noi allora ci fermiamo 2 minuti di numero e poi torniamo live qua dal Carlo Angeletti per raccontarvi questa 31esima giornata tra Siena Lunghese e Trastevere.
Al Carlo Angeletti torna il pubblico e la speranza per il rossoblù è che torni anche la vittoria, che in casa manca dalla 16ª giornata nello storico 2-1 rifilato al Siena. E dal Siena è ripartito anche il Trastevere che, dopo diverse settimane di stop forzato contro i bianconeri, mercoledì hanno pareggiato 2-2, tre punti che per gli uomini di Marmoridi darebbero speranza per la salvezza, tre punti invece che per gli uomini di Pirozzi darebbero speranza al sogno Lega Pro. Di nuovo il buon pomeriggio da Francesco Benincasa e Mario Gevolini. Mario, abbiamo parlato, abbiamo analizzato le due formazioni, tre punti in palio che oggi pesano tantissimo, chi da una parte per la salvezza, chi dall'altra per il sogno Lega Pro. Entrambe le società devono dare un occhio anche dagli altri campi, perché se il Trastevere deve guardare solo a quello che fa il Montevarchi, la Sinalunghese è costretta a guardare anche quello che succede nel campo di Grassina e dello Scandicci, quindi un campionato che sicuramente è apertissimo, perlomeno fino alla quart'ultima giornata di campionato. In fondo al campionato, quando ti giochi qualcosa, i punti valgono sempre doppio. E come dicevamo prima, adesso verrà ricordato Egidio Antonini, l'ex presidente storico della società, con un minuto di silenzio. Eccolo qua il minuto di silenzio per Egidio Antonini, ricordiamo, per ben 9 anni presidente della società rossoblù dal 2007 al 2015, e scomparso lo scorso 22 maggio, quindi doveroso il lutto al braccio quest'oggi per i rossoblù e anche il minuto di silenzio. Mario, da sinistra verso destra attaccherà la Sinalunghese in maglia bianca e pantaloncino rosso, da destra verso sinistra risponderà il Trastevere in maglia verde e pantaloncino bianco, arbitrerà il signor David Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato da Domenico Russo e Antonio Caputo, primo e secondo assistente. Tutto è pronto a Carlo Angeletti, adesso non si scherza più, è un campionato che ha avuto tanti stop and go, che ha sicuramente aumentato le difficoltà di ogni match, e il match tra Sinalunghese e Trastevere inizia adesso con il primo possesso proprio per la Sinalunghese. Tenti che cerca largo Corsetti in uno di quelli che sembra uno schema voluto da mister Marmorini. Bartolini dietro per Redi, tra due avversari, Nicolas Redi, Corsetti, il cross in mezzo, viene strattonato un giocatore rossoblù, la palla che rimane lì a Sciacca, c'è un tocco con un braccio, lascia correre il direttore di gara, e allora attenzione al numero 11 del Trastevere che poi viene toccato e c'è subito un cartellino giallo per Tenti, toccato da dietro Roberti, e qua c'è la rabbia dei giocatori della Sinalunghese perché subito un episodio da VAR che della quale non disponiamo, ma possiamo avere dopo grazie alla regia di Luca Barbagli la possibilità di rivedere anche quello che succede durante questo match con il replay. E qua c'è tanta rabbia in campo, Mario, per i giocatori della Sinalunghese. Beh, siamo partiti subito forte in questo primo minuto di Sinalunghese Trastevere, c'è stato subito un episodio nell'area di rigore del Trastevere dove effettivamente è sembrato proprio calciatori del Trastevere bloccare il pallone con una mano mentre la sfera era nei piedi di Bartolini, e poi subito Di Sciacca, forse Bartolini e Sciacca, insomma, mi era sembrato Sciacca fosse stato trattenuto, e poi Bartolini nel momento in cui entra in posizione in possesso della sfera viene fermato con un braccio da un difensore, e poi dalla parte opposta Tagliarol bravo ad andare via a conquistare la sfera, e Tenti ha provato a fermarlo in qualche modo. Roberti è stato Roberti, lanciato, sì, scusami. E poi Tenti l'ha fermato, anche se poi sembra aver preso il pallone, però un intervento da dietro dove Roberti è caduto, e se fischi il fallo personalmente mi sento di dire che il cartellino giallo per Tenti poi giusto, ci stasse, anche se rimane il dubbio dell'episodio da rigore qualche istante prima nell'area del Trastevere. Dalla palla, dalla mattonella sembra andare il numero 7 Matteo Bertoldi direttamente in porta, la palla che non scende, termina sul fondo, e subito grande brivido qua allo stadio di Carlo Angeletti dopo appena 2 minuti di gioco. È iniziato subito alla grande questo match, Mario, ma del resto ce lo aspettavamo. Giustamente i rossoblù sono partiti subito forte a caccia del gol dell'1-0, già subito da come sono disposti sulla linea di centrocampo abbiamo visto che faranno un certo tipo di partita volta all'attacco.
Bartolini che prova ad andare a spizzare la palla che comunque arriva nei piedi di Mangiaratti, prova ad andare via in maniera regolare, però viene fermato da un centrocampista del Trastevere. Allora la squadra di Pirozzi che prova a ripartire con questo lancio lungo a cercare lo scatto di Squerzanti. Esce bene Marini, chiude bene Corsetti. Chiude bene Tenti. Sì, bravi sia Marini sia Tenti nel proteggere questo pallone e a farlo loro. Squerzanti, Pirozzi che chiama subito la pressione alta qua sull'impostazione dal basso della Siena Longhese, Mario. Sì, la Siena Longhese vorrà girare il pallone al meglio e giustamente... Eccolo qua, infatti, servito Redi che può andare a puntare il diretto avversario. Redi adesso in area di rigore, va a cercare il destro. Redi, il tiro, la deviazione, la palla che attraversa tutta l'area, un tiro cross... C'era la Damian Sciacca, là nel mezzo, salva il Trastevere, Minocci a centrocampo, recupera per Pietro Battista, messo giù. E qua arriva il secondo giallo dell'incontro, uno per parte, questa volta tocca a Sannipoli. Giustamente anche qui Sannipoli in gioco pericoloso su Pietro Battista. Gamba troppo alta da parte del numero 4 del Trastevere. Sì, chiaramente Sannipoli stava guardando la palla, sì, Pietro sì, Battista sì. Poi lo ha anticipato di testa, ha toccato poi il numero 5 rossoblu che va giù e per come ha preso il primo metro di giudizio il direttore di gara sembra giusto anche questo cartellino giallo. In precedenza bravo Redi ad andare via sull'esterno destro, mette anche un buon pallone all'interno dell'area di rigore. Mal presidiata dai due attaccanti, da Sciacca e Bartolini della Siena Longhese. Poteva anche provare la conclusione Redi, forse si è allargato un po' troppo, è stato bravo nel se momento non ho in visto cui male Tancredi, il numero 3 del Trastevere, a cercare di spingerlo fuori. Si era defilato un po' troppo, poi anche raddoppiato, ha preferito mettere il pallone al centro. Già due ammoniti, e lo ripetiamo perché David Guida della sezione di Torre Annunziata alla 16ª presenza, 65 ammunizioni e 2 espulsioni, quindi è arrivato a quota 67. Batte corto la Siena Longhese, Papa prova a cercare dentro Tenti, la palla che torna nei piedi di Pietro Battista che allarga per Mangiaratti, il cross rimpallato dalla difesa del Trastevere che va subito a cercare la verticalizzazione, ma c'è Minocci che capisce tutto prima che la palla arrivi al numero 10 al numero 7 Matteo Bertoldi. Anticipato quindi la ripartenza, lo scatto di Bertoldi, Minocci fondamentale in questo caso. Bravo Minocci a chiudere, a leggere bene questo lancio lungo da parte della difesa del Trastevere, a chiudere. Minocci, ancora lui allontana alzando questo campanile, prova a correrci Bartolini, tocca con la testa Laurenzi. Ancora Minocci, intercetta per Redi, Papa con calma. Francesco Papa torna dietro da Federico Marini. Papa e Tenti nel frattempo si sono invertiti i due terzini della Siena Longhese. Sciacca con il petto. Pietro Battista lascia Minocci che è cresciuto tantissimo in questa stagione, Mario. Sì, era partito piuttosto bene Minocci, poi ha avuto un grosso calo nella prima parte della stagione e poi è ritornato su livelli alti dove ha dimostrato davvero di essere un elemento in più. Ha subito un infortunio, è stata una grande assenza per la Siena Longhese. Sì, Tommaso Minocci, classe 2001. Ha diciamo un po' soffiato, se possiamo dire così, il posto a Cerofolini, classe 99. Cerofolini che quest'oggi non è neanche tra i convocati. Sciacca con la testa a cercare Bartolini, viene anticipato ancora una volta dal numero 6 Laurenzi, palla che non esce. Trastevere che prova a ripartire con Roberti, riesce ad allargare adesso la palla a Squerzanti, su di lui Tenti, si accentra da Squerzanti... Pietro Battista si impone con il corpo e allora può uscire Cecci, palla al piede, lascia poi a Mangiaratti. Si sono invertiti di nuovo Papa e Tenti. Erano stati bravissimi i giocatori del Trastevere ad andare da destra verso sinistra, a liberare Squerzanti che riesce nel primo dribbling, poi Pietro Battista monumentale riesce ad immolarsi con il corpo. Bartolini prova la sponda per Redi, non riesce, la palla che però torna nei piedi di Minocci, servita ancora il numero 7 della Siena Longhese. Redi allarga per Bartolini, il cross di Bartolini a cercare Sciacca, lo stop di Sciacca anticipato, Trastevere che riesce ad allontanare in qualche modo, prova a ripartire qua seguito da Bartolini che sta correndo tanto, vedremo se poi riuscirà a tenere questi ritmi per tutto l'arco della partita, visto che arriva dall'eccellenza toscana. Bartolini sta facendo una partita giusta, non deve risparmiarsi, deve cercare di mettersi in mostra e soprattutto trovare la rete che quest'anno la Siena Longhese è tanto mancata. Trastevere che prova con questo lancio lungo a cercare il capitano Stefano Tagliarol, volto noto come dicevamo nel pre-partita qua al Carlo Angeletti, visto che
qualche stagione fa, prima di approdare al Trastevere, giocava in eccellenza nella squadra che poi affrontò la Sinalunghese nei playoff per andare in Serie D. Parliamo del Pomezia che poi venne eliminata dalla Sinalunghese. Riparte la formazione di Marmorini con Pietro Battista che va a cercare Redi con il petto. Redi riesce a tenere in campo, no, si alza la bandierina del signor Russo, primo assistente di Guida. Cercato spesso Redi in questi primi minuti da parte dei suoi compagni, infatti Squerzanti si abbassa molto per aiutare Tancredi e cercano di raddoppiarlo. Sì, Trastevere che gioca con questo 4-2, 4-2-3-1, che poi diventa anche un 4-3-3. Roberti con il petto va giù con il contatto, se non ho visto male, di Cecci. Sì. Cecci che rimane a terra, forse ha preso un pestone, mani doloranti. Intanto Mario, la nostra regia di Luca Barbagli ci fa rivedere l'episodio dubbio al 14° secondo, quando Corsetti va a mettere in mezzo la palla che viene stoppata da Mangiaratti. E poi c'è un tocco forse con un braccio da parte di un difensore, quello che marcava Bartolini, c'era anche Sciacca lì. Sì, mi è sembrato proprio netto il tocco poi, con il braccio, proprio allungato il braccio. E poi nella ripartenza, sì, nella ripartenza viene atterrato Roberti e la munizione di Tenti. Già ripreso il gioco con Trastevere che prova ad impostare, ma c'è Papa che intercetta. Allora Pietro Battista a campo, inseguito da Tajarol. Qui ha perso un po' l'attimo Pietro Battista, poteva servire Redi di primo in velocità sulla fascia. Sì, che rimaneva all'uno contro uno contro Tancredi. Redi va a girare su Minocci, forse con una mano, lascia proseguire Guida. E allora Corsetti, Cecci e Corsetti sono due quote, quindi la Sinalunghese che gioca con Corsetti 99 e Cecci 2001 come centrali difensivi. Trastevere dovrà stare attento, comunque squadra molto sbilanciata in avanti con Bertoldi, Squerzanti, Roberti e Tajarol che dovranno fare un gran lavoro anche in fase difensiva. Anticipato qua Damian Sciacca, può ripartire la formazione di Pirozzi. Prova a servire Squerzanti ma si alza la bandierina. Errato il passaggio da parte di Conti, classe 2000, Andrea Conti. Dato a servire il numero 10 Squerzanti in maniera imprecisa. Conti, anche lui buon giocatore, spesso parte dalla panchina, però quest'oggi Pirozzi l'ha voluto lanciare titolare. Attenzione, c'è un malinteso tra i giocatori della Sinalunghese. Allora può andare il numero 7 Bertoldi a cercare il cross, c'è la deviazione, il primo corner dell'incontro per il Trastevere quando siamo al decimo di gioco del primo tempo tra Sinalunghese e Trastevere. Ricordiamo, dopo 14 secondi, subito episodio dubbio nell'area di rigore di Trastevere che abbiamo rivisto poco fa. E poi già due ammoniti per parte, un ammonito per parte, Tenti per la Sinalunghese, Sannipoli per il Trastevere. Dalla bandierina va Squerzanti, Mario, se non mi inganna la vista. Il cross a cercare dentro Tajarol, la palla che arriva nei piedi del numero 4 Sannipoli, il tiro a giro di Sannipoli, non scende la palla. Che si spegne sul fondo. Era difficile comunque far scendere quel tipo di pallone. Ha provato a calciare a giro sul secondo palo. Marini è sembrato controllare senza problemi la sfera. Sì, Sannipoli sono quei tiri per chiudere l'azione, comunque sia, onde evitare poi scomode ripartenze. Ci stava la conclusione da parte del numero 4 sì. Del Trastevere. Marini che decide, vista l'altissima pressione da parte dei biancoverdi, di andare al rinvio lungo. Fa salire la linea difensiva. Poi va a cercare Sciacca, anticipato in maniera netta da Sbardella, palla che arriva al numero 7, Bertoldi torna indietro da Sannipoli, il cross in mezzo, Tenti con il petto, Pietro Battista mette ordine, dietro da Cecci, a cercare lungo Mangiaratti, la palla che scavalca sia Mangiaratti che il numero 2 Cervoni, recuperata quindi da Sbardella, che poi va a cercare lungo, Tajarol costringe Marini all'intervento. E anche qui non si sono ben capiti Marini e Cecci. Infatti Marini che è andato a richiamare subito Cecci. Si dovrà seguire meglio Tajarol in questo taglio profondo. Mangiaratti riesce a recuperare dopo l'anticipo, ma va a servire involontariamente un giocatore del Trastevere. Allora Trastevere che prova a servire dentro, Squerzanti ci ha provato qua. Centrocampista del Trastevere, palla imprecisa per il numero 10. Trastevere che sembra aver alzato i giri del proprio motore, ha alzato il baricentro e sta chiudendo la Sinalunghese nella propria metà campo dopo essere partito con un po' di difficoltà nei primi minuti. Rinvio dal fondo, battuto corto, si alza subito la pressione del Trastevere. Allora Marini a cercare Sciacca con la testa,
Bartolini con il petto però va a servire il numero 8 Conti, che poi va a restituire involontariamente la palla a Marini. Tanto aggiornamenti dagli altri campi, perché il calcio Flamini ha sbloccato 1-0 contro il San Donato. Questi per ora gli unici aggiornamenti che ci giungono. Riparte il Trastevere, prova ad andare via tra due, ma arriva Squerzanti, ma arriva Pietro Battista, che poi torna indietro da Corsetti. Marini sulla pressione di Tagliarol, anzi no, pardon, sulla pressione di Roberti, andato a lanciare lungo. Sinalunghese che non riesce ad uscire, San Nipoli recupera, va a allargare su Bertoldi, chiude bene però Papa. E Mangiaratti riesce ad andare via al diretto avversario, salta anche Conti, poi scivola, tutto regolare, si arrabbia Marmorini in panchina, ma forse qua mi sento di dire che Mangiaratti nel saltare l'avversario abbia perso il tempo e sia andato giù. Riparte allora il Trastevere, la palla che arriva, il cross per Squerzanti, il tiro, la conclusione, Tenti che salva, non so se ci sarebbe arrivato Marini. Secondo corner per i Trasteverini quando siamo al 13:30 sul cronometro. Qui salva tutto davvero Tenti, perché Marini sembrava non poterci arrivare su questo pallone, non calciato benissimo da Squerzanti, ma aveva preso controtempo il portiere della Sinalunghese. Sì, la palla dentro era stata messa da Bertoldi, sicuramente una delle tre spine nel fianco che avrà la Sinalunghese quest'oggi. Sì, Bertoldi, calciatore davvero importante per questa squadra, lui insieme a Lorusso, insieme a Roberti, insomma sono milani, sono calciatori fondamentali per Pirozzi. Dovrebbe andare alla bandierina proprio Bertoldi, il cross in mezzo a cercare l'altezza di Sbardella, la palla che arriva nei piedi di Tagliarol, si ferma, torna indietro da Tancredi, che poi fa girare su Conti, Sciacca recupera, può andare all'uno contro uno, Sciacca adesso viene triplicato, arriva Conti dopo aver saltato Laurenzi, Conti in chiusura, fondamentale qua, Papa che con il petto lascia Tagliarol che va a allargare dall'altra parte, attenzione, la palla è buona per il numero 7, per Beltordi che ha provato a calciare, Cecci si oppone con il corpo, mette ordine Mangiaratti e poi lascia Minocci. Un po' di confusione nella Sinalunghese in questo momento, in precedenza Sciacca ha provato ad andare via da solo ma c'era Bartolini largo sulla destra, e poi Sinalunghese a difesa schierata si è fatta trovare piuttosto impreparata su questo cambio di gioco da parte di Tagliarol. E Marmorini che si arrabbia molto, molto con Corsetti, perché al momento del lancio è scivolato, si è girato verso la panchina dicendo non è possibile, non è possibile. Tanto Corsetti interviene con la testa. Questo perché è già la terza o quarta volta e comunque la difesa della Sinalunghese sbaglia in impostazione in palla in uscita. Rimessa con le mani per i biancoverdi, andrà il numero 3 Tancredi, torna indietro da Laurenzi che fa girare su Sbardella, si fa vedere basso Cervoni, di prima per Conti, prova ad uscire bene il Trastevere, ci riesce, adesso Bertoldi recuperato da Minocci che poi scambia con Bartolini, ancora Minocci, si fa vedere Redi dall'altra parte con il sinistro, la palla al bacio per Redi che aggancia in maniera elegante, però buona anche la chiusura da parte di Tancredi che mette in out. Bravissimo in questa occasione Minocci a lanciare di mancino verso la posizione di Redi, brava ad agganciare il pallone, poi perde un attimo di vista la sfera e recupera bene il terzino del Trastevere. Altri aggiornamenti, perché il Grassina è avanti 1-0 sul Monte Spaccato e l'Aquila Montevarchi è avanti 1-0 sul Siena. Questi per adesso questi risultati che ci giungono. Redi scambia con Tenti, con il sinistro, Tenti tagliato dentro, allontana senza pensarci due volte Laurenzi, non sarà calcio d'angolo ma sarà rimessa con le mani. Molto bravo Laurenzi in questa chiusura fondamentale al centro dell'area di rigore. Sinalunghese che non deve avere paura di giocare palla a terra, perché può avere le qualità per andare a fare male al Trastevere. Chiaro è che non può sbagliare gli appoggi per poi far concedere le ripartenze proprio a Biancoverdi. Biancoverdi che si chiudono bene con Tagliarol, prova a lanciare subito lo scatto di Bertoldi inseguito da Papa. Riesce a tenere in campo il numero 7 del Trastevere, Papa però in maniera regolare fa capitolare la palla addosso a Bertoldi che si arrabbia un po' con forse con il secondo assistente Caputo, voleva il fallo o forse si arrabbia con se stesso per... Sì, forse più con se stesso, perché comunque era riuscito in un grande scatto a recuperare questa palla, poi forse gli sono mancate un po' le energie per tenere in campo il pallone e scartare Papa.
energie che bisognerà vedere anche il Trastevere come ha recuperato da mercoledì contro il Siena. Infatti abbiamo visto tanto turnover e soprattutto dopo un mese e mezzo di Covid dove tanti giocatori sono stati positivi. Tanto Roberti, ultimo acquisto in casa Trastevere, va giù con Ceci, tutto regolare. Allora Minocci a cercare Redi, con la punta Redi non riesce ad agganciare, sarà rimesso con le mani per il Trastevere. Pallone un po' complicato quello lanciato verso Redi, che riesce solo a toccare con la punta del piede, pallone che termina in out. Si riparte da Casagrande. Niccolò Casagrande, classe 2002, ha fatto una grandissima impressione questo portierino del 2002 quest'anno con il Trastevere, insomma ottima stagione per lui. Ottima stagione, parate davvero di alta fattura per il numero uno del Trastevere. Ceci, Papa, cercare verticale Sciacca con di prima intenzione per Mangiaratti, chiude bene Cervoni, poi non riesce a superare Damian Sciacca che riparte, seguito proprio dal numero 2, arriva anche il raddoppio di San Nipoli, la chiusura poi di Laurenzi che spara direttamente in out. Qui devono alzare maggiormente il baricentro, è troppo spezzata la squadra di Marmorini tra difesa e centrocampo e l'attacco. Anche qui Sciacca si era un po' isolato da solo sulla sinistra, non era stato supportato dai suoi compagni. Minocci dietro da Papa che riparte da Marini sulla pressione del numero 11 Roberti, costringe Marini a lanciare lungo ma c'era Sciacca in offside che lascia correre, allora recupera Sbardella che poi va ad impostare lungo per lo scatto di Tagliarol. Ceci con la testa, Mangiaratti di prima intenzione a cercare Sciacca, Laurenzi ancora alza questo campanile a cercare Roberti che va giù, riesce comunque a servire il numero 7 Bertoldi, Tagliarol va giù, punizione, c'è fallo da parte di Pietro Battista, ottima mattonella qua per il Trastevere. Pietro Battista doveva riuscire a temporeggiare sulla girata di Tagliarol, che po' di esperienza, insomma, è andato a prendersi il calcio di punizione. Sì, bravo Tagliarol qui a guadagnare questo calcio di punizione, anche se per il Trastevere lo specialista è in panchina, ovvero lo Russo. Beh, lo Russo quest'anno grandissima stagione per lui. Davide Lorusso, classe 96, 24 anni, 10 reti, 2 assist in 29 presenze. Direi un totale di 172 presenze a livello nazionale con 74 reti, fatte tutte con la maglia del Trastevere. E una ventina di assist, se non ricordo male, Mario, insomma, con la maglia proprio trasteverina. Direi giocatore fondamentale per la società romana. Tagliarol sulla palla, tocca dietro per il numero 4, andato a calciare direttamente San Nipoli. Palla che esce di molto sul fondo senza impensierire Marini. Qui non riesce bene ad impattare la sfera San Nipoli su questo tocco corto da parte di Tagliarol. Si va al rinvio dal fondo quando siamo al 20esimo e 35 sul cronometro. Marini che chiede alla linea difensiva di alzarsi, visto che appunto Tagliarol e Roberti sono sempre lì a dare pressione ai due centrali. Marini lungo, c'è però San Nipoli con la testa, prova a servire Bertoldi, riesce Tagliarol, non controlla bene ma ancora il possesso della palla dentro per il numero 10 Squerzanti. Marini in presa sicura, bella palla da parte di Tagliarol verso il centro, peccato per il Trastevere che comunque Squerzanti sia partito con un secondo di ritardo. Ceci lungo per Sciacca che non aggancia bene, allora permette a Sbardella di intervenire. Roberti dietro a Conti, Corsetti mette una pezza, interviene prima che la palla arrivasse a Tagliarol, poi riesce a saltare anche il numero Bertoldi. 7 Bertoldi, molto bravo in questa occasione Corsetti, devo dire anche un po' fortunato perché se avesse bucato l'intervento, beh, era in porta Tagliarol. Tagliarol che adesso è in possesso della palla, inseguito da Pietro Battista, va a allargare su Squerzanti. Non si capiscono Squerzanti e Tagliarol, allora Squerzanti opta per ripartire da Laurenzi che fa girare su Cervoni. Sbardella lungo a cercare lo scatto di Bertoldi, la palla è irraggiungibile, ma il Trastevere comunque, nonostante la tanta qualità di individualità che ha appunto nei giocatori, opta molto per questi lanci lunghi, visto che comunque gioca con tre là davanti più un quarto che si inserisce
a fasi alterni tra Conti e Sannipoli, quindi porta molti uomini là davanti, spera in questi lanci lunghi. Comunque secondo me sono proprio studiati, perché cercano proprio la verticale soprattutto su o Roberti o Tagliarol, che poi sono loro a dover imbucare verso Squerzanti e Bertoldi. Mangiarati allarga su Redi, può andare all'uno contro uno contro il numero 3 Tancredi, triplicato Redi, torna indietro da Pietro Battista che non controlla bene, costretto a metterla fuori. No, si continua a giocare, allora Redi con il petto ancora su Tancredi. Redi arriva al raddoppio da parte di un giocatore del Trastevere, ma la palla adesso forse verrà messa fuori perché c'è un giocatore della Sinalunghese che ha subito un colpo. Credo si tratti di Damian Sciacca, sì. Damian Sciacca, che infatti è rimasto a terra. Sì, è Damian Sciacca. Qui forse non in maniera perfetto. Sportiva, qui Squerzanti è andato a mettere fuori. La Sinalunghese andrà a restituire la palla. Non perfetto, forse Guida, perché comunque in caso di colpo al volto dovrebbe essere lui. Doveva vederlo. Ad interrompere subito il gioco. E qua c'è un attimo di confusione, perché Guida ha chiamato la ripresa del gioco, quindi Redi giustamente è andato a restituire la palla a Casagrande, però poi Sciacca ancora a terra, quindi non si era accorto proprio che Sciacca fosse rimasto giù. Infatti serve l'intervento dello staff medico della Sinalunghese, e quindi probabilmente Sinalunghese che andrà a restituire di nuovo la palla a Casagrande non appena sarà possibile rimetterla in gioco. Mario, questi primi 24, via, sul cronometro, un'analisi veloce delle due squadre. Partiamo dalla Sinalunghese. Beh, direi Sinalunghese che è partita molto forte nei primissimi minuti del match, un episodio dubbio subito all'interno dell'area di rigore del Trastevere, poi insomma è calata la squadra di Marmorini, è uscito fuori il Trastevere che ha creato di più, ha creato tante occasioni. Direi quella più grande con Squerzanti che devia verso la porta di Marini e Tenti sulla linea libera la porta. Cambia il punteggio nel campo del Grassina, dove il Montespaccato ha pareggiato 1-1. Cambia anche in casa dell'Ostia Mare, dove il Trestina è passato in avanti con l'1-0. Cambia anche in casa Pianese, dove i bianconeri si sono portati avanti sull'1-0 sul Foligno. Per adesso 0-0 tra San Giovannese e l'Ornano Badesse e tra Cannare a Scandicci. Attenzione allo scatto di Bertoldi, la palla che è troppo lunga arriva nelle mani di Federico Marini. Bertoldi, calciatore veloce, però insomma... Beh, questa... Su questa ci voleva davvero il motorino. Minocci dietro con calma a Ceci, che poi va ad allungare su Mangiaratti, bravo a far correre Bartolini, chiude però in qualche modo Laurenzi, che poi chiappa sul volto Damian Sciacca, anzi no, sulla mano di Damian Sciacca, perché è così secondo Guida che va a chiamare la punizione. Si arrabbia molto mister Pirozzi con Cervoni, ha fatto girare con troppa facilità Mangiaratti, che è stato bravo a cercare Bartolini lì davanti, però non si sono capiti due. Squerzanti è andato via, attenti che lo recupera in maniera regolare, in maniera splendida, però non riesce a liberarsi della palla, ancora attenti, fa un gran lavoro e riesce a servire Bartolini in anticipo su di lui, era arrivato il numero 6 che poi è andato giù, Laurenzi, fallo ai danni del numero 6 Laurenzi, e secondo Guida Bartolini ha spinto, anche se secondo me Mario, perlomeno dalla nostra postazione, che non è sicuramente ottimale come quella di Guida, però sembrava avesse usato il fisico in maniera regolare. Si sono trattenuti entrambi, comunque hanno provato entrambi a prendere posizione, forse Bartolini un po' troppa irruenza, l'arbitro ha preferito fischiare fallo. Si è arrabbiata molto Marmorini in panchina perché Redi era ripartito. È ripartito anche il gioco con la Trastevere che va a cercare lungo dentro l'area di rigore Roberti, Marini, impresa sicura. Qui bravissimo Marini ad uscire fino al limite dell'area di rigore. Pietro Battista ancora dietro da Marini, Sinalunghese che nonostante la forte pressione decide di giocare. Laurenzi prova a saltare la palla che arriva però a Redi, Pietro Battista poi non riesce a servire Bartolini che va a commettere fallo ai danni di Tancredi. Gabriele Tancredi, classe 2001, quindi anche lui una quota in campo. Cervoni sbardella, scambia ancora con Cervoni che va a cercare Sannipoli. Si gira su Minocci, va allo scatto lungo di Tagliarol. Prova a pescare Tagliarol, si muove bene la difesa della Sinalunghese. Esce bene Marini, che riparte da Cecci. Parlando di quote, sono 7 le quote in campo per il Trastevere, quindi insomma
giocatore di qualità, insomma. È molto giovane comunque come gruppo squadra. Corsetti a cercare lungo Bartolini con il petto, si fa anticipare da in maniera fallosa però da Sbardella. Sta facendo un buon lavoro Bartolini, è quello che forse quest'anno è mancato alla Sinalunghese. Un pivot lungo là davanti, attenzione qua a Sciacca che allarga su Redi, si rinnova il duello con il numero 3 del Trastevere. Redi, arriva adesso il raddoppio, il cross di Redi, troppo su Casagrande, è andato giù Sciacca, tutto regolare però il contatto con il numero 5 Sbardella. Si riparte allora con il Trastevere che imposta con Tancredi. In precedenza poteva fare meglio Nicolas Redi con soprattutto con il cross, comunque cercare l'appoggio di Tenti che aveva seguito bene l'azione. Sbardella a cercare lungo ancora lo scatto da parte di uno dei tre là davanti, si arrabbia un po' Tagliarol, la palla che si va a spegnere fuori. Ultimamente stanno cercando maggiormente con questo tipo di lancio Bertoldi, ma manca un po' di precisione ai due centrali del Trastevere. Sinalunghese che recupera con Minocci, che poi allarga su Tenti, palla un po' indietro, arriva la pressione di Tagliarol, Tenti che riparte da Marini. È in questo momento che la Sinalunghese deve cambiare passo, deve dare maggiore velocità alla manovra per cercare di impensierire il Trastevere. Tancredi alza questo campanile dove prova a saltarci Roberti, riesce a toccare Roberti però la palla che arriva su Cecci. Fabrizio Roberti, classe 93, grande giocatore, quest'anno 5 reti e un assist in 12 presenze, è arrivato a gennaio nella società trasteverina, è arrivato dall'Ostia Mare. Anzi no, pardon, con l'Ostia Mare ha vinto il girone di capocannoniere nel 2017-2018 con 24 reti. Lui fu anche uno dei maggiori... Arrivato dal Sassari, pardon. Uno dei maggiori protagonisti della promozione in Serie D del Trastevere con 31 reti. Sempre con mister Pirozzi che lo lanciò ai grandi proprio in quell'occasione. Con le mani... Tancredi, Trastevere che ha preso campo, Pietro Battista sporca, allora Cecci che allontana per Bartolini che deve far salire la squadra con il petto tra due avversari, prova ad andare via, fa tutto da solo ancora Davide Bartolini, anticipato poi in un secondo momento, la palla che rimane su Minocci, entra duro il numero 4 Sannipoli ma sulla palla, allora Papa costretto a ritornare dietro da Marini, ancora la pressione da parte di Roberti, Marini al lancio lungo a cercare Redi, Conti con la testa, poi va giù, tutto regolare perché si è scontrato con Sannipoli, però rimane a terra il numero 8 del Trastevere, vediamo se i biancoverdi metteranno fuori, no, si continua a giocare, cercato lungo Bertoldi, la palla che esce sul fondo e allora Bertoldi che non controlla e Conti che si sta rialzando in questo momento. Sì, per lui colpo alla schiena, molto doloroso ma è una botta che passa in fretta. E c'è un richiamo da parte del direttore di gara ai danni di Marmorini che lo minaccia praticamente alla prossima vai fuori, anche se da due stagioni a questa parte c'è anche il cartellino giallo per lo staff tecnico in panchina che nelle scorse stagioni, insomma, dopo il richiamo c'era subito l'espulsione. Sciacca prova ad uscire e c'è, attenzione, il cartellino giallo per Damian Sciacca che è entrato troppo duro ai danni, se non ho visto male, di Sannipoli. Secondo ammonito per la Sinalunghese, Damian Sciacca. Effettivamente è entrato molto duro il numero 10 della Sinalunghese, gamba forse un po' troppo alta per lui. E anche Sciacca deve iniziare a stare attento perché se non erro dovrebbe essere la quarta ammonizione. Tanto c'è un cambio di risultato in casa del Calcio Flaminia, ha pareggiato il San Donato. Ancora invariati i risultati dagli altri campi rispetto a quanto detto prima. Punizione per il Trastevere quando siamo al 31esimo e 30 di questo primo tempo tra Sinalunghese e Trastevere, ancora 0-0. Bella partita comunque tutto sommato, Mario. Sì, giocata su ritmi non troppo alti, però le due squadre ci provano a farmare all'altra attraverso sia il gioco sia comunque ad una partita, attraverso una partita sporca. Tancredi torna indietro da Laurenzi che con il sinistro va a cercare Roberti, trova però Cecci che salta più in alto di tutti e poi Sciacca prova ad infastidire Conti. Conti bravo a tornare indietro da Laurenzi che va subito ad aprire su Bertoldi con il tacco. Grande il tacco da parte del numero 7, inefficace, attenzione la palla che arriva a Bartolini.
tra quattro avversari. Davide Bartolini va a prendersi la punizione sul fallo di Conti. Stato bravo Bartolini, perché ha visto che aveva perso il tempo, non ha sicuramente la gamba per andare a forzare un 1 contro 3, ha fatto quello che doveva fare, ovvero mettersi tra palla e avversario, andare giù e prendersi la punizione. Sì, brutto buco da parte di Laurenzi in questa occasione. Bartolini forse poteva allungarsela maggiormente e provare ad involarsi verso la porta, probabilmente non ci è riuscito, esatto. Fregato anche un po' dal rimpallo sfortunato del pallone, ha guadagnato una buona punizione sulla tre quarti offensiva, probabilmente consapevole anche della sua condizione atletica, che comunque non può essere delle migliori visto che è arrivato dal Porta Romana in eccellenza, squadra che non è ripartita, quindi insomma è stato molto fermo quest'anno Davide Bartolini. Pietro Battista dentro per Redi, vediamo se la palla è buona. Redi la mette in mezzo, la palla che rimane lì, allontana la difesa del Trastevere, ma non è finita. Mangiarati al pronto cross, esce in presa sicura Casagrande, che mette una pezza e fa ripartire subito l'azione del Trastevere, ma trova Tenti, attenzione Tagliarol che prova a lanciare lungo Bertoldi. Pietro Battista con la testa e poi Mangiarati tra i due avversari, arriva Tenti che anticipa tutti e poi ancora il fallo commesso da Conti, che deve stare attento perché inizia a essere il terzo fallo che ha commesso il numero 8, infatti Guida che va a richiamarlo. Ultima occasione per Conti, al prossimo probabilmente scatterà il giallo. Buona in precedenza la punizione battuta dalla Sina Lunghese, bravo Pietro Battista a pescare Redi che mette il pallone forse un po' troppo dietro e sciacca, non riesce a deviare verso la porta. Corsetti a lanciare lungo su Redi, salta più in alto di tutti il numero 6 Laurenzi, che nonostante non avesse proprio una grossa stazza fisica da difensore centrale, però ha un ottimo tempismo e un ottimo stacco, perlomeno per quello che abbiamo visto per adesso. Cerca soprattutto l'anticipo sulle punte della Siena Lunghese, fino a questo momento comunque sembra essere un fattore efficace. Minocci tra due avversari, tutto regolare sul contatto con Conti. Qua però probabilmente Tagliarol che è scattato con un attimo di anticipo, anzi no, Roberti che ha scattato con un attimo di anticipo, che poi prende un pestone da Cecci involontario, però qua giusta la chiamata da parte del signor Caputo. Sì, almeno un metro e mezzo il fuorigioco da parte di Roberti, partito con troppo anticipo. E qua Mario deve stare attento alla Siena Lunghese, perché l'abbiamo visto come il Trastevere non appena recupera palla dietro cerchi subito la verticalizzazione. Dato giù Sciacca e infatti arriva il fallo commesso da Laurenzi, che forse ha utilizzato un po' troppo le mani. Nel momento in cui è andata a staccare Sciacca, Laurenzi si è appoggiato proprio al numero 10 rosso-blu e ha commesso fallo. Sciacca prova ad andare con un tacco, osa troppo il numero 10 che deve stare attento perché è ammonito. Squerzanti prova a cercare un compagno, la palla che arriva a Tagliarol, tutto regolare, ultimo tocco da parte però di un giocatore del Siena Lunghese, Minocci, che si arrabbia con il primo assistente perché il tocco probabilmente era di Tagliarol. Sì, probabilmente era Tagliarol, l'arbitro ha lasciato correre, quindi qui ci stava la rimessa per la Siena Lunghese. Rimane a terra Tagliarol, ma si può continuare a giocare perché comunque si è trattato di un pestone ai danni del numero 9, si è già rialzato il giocatore classe 81 del Trastevere. Roberti prova a spizzare, trova però Corsetti, ancora Roberti, Minocci allontana. Bartolini con il fisico riesce a servire Sciacca, la palla che rimane lì, bravo Bartolini a trovare dietro Pietro Battista, è partito sullo scatto Redi, bravo Tancredi con la testa a chiudere, ancora Pietro Battista per Minocci e poi con la testa non riesce a servire bene un compagno, ma Conti restituisce a Pietro Battista che poi va a complicarsi la vita ma trova lo stesso Tenti. Redi di prima intenzione per Sciacca, chiude bene Conti e Laurenzi un po' in affanno va a sparare fuori. Un po' di confusione in queste ultime battute sia da una parte che dall'altra. Non perfetto in precedenza Pietro Battista, in questo caso non perfetto Laurenzi. Sciacca dietro da Tenti, con il sinistro Tenti a cercare Bartolini, Casagrande in presa sicura, la palla era indirizzata a Mangiarati. Questi sono palloni molto semplici per i portieri, a palombella, non troppo forti. Bertoldi con l'esterno a cercare lo scatto di Squerzanti o Tagliarol, prima ad arrivare a Tenti che non rischia, va a cercare lungo Sciacca, bravo in anticipo Sciacca, poi Minocci, Pietro Battista fa girare bene la palla alla Siena Lunghese. Cecci allarga su Papa che adesso ha campo, inseguito ora da Bertoldi, un po' stanco sembra il numero 7 dopo lo scatto di prima, infatti Papa prende metri sul numero 7, se ne va, si accentra Papa a cercare dentro Bartolini che va giù, la palla che arriva su Sciacca, c'è punizione per la Siena Lunghese da un'ottima
Mattonella, ma qua Mario mi sentirei di dire per... Ci poteva stare anche il giallo. Vediamo se arriverà, perché Bartolini è molto dolorante a terra. Se non ho visto male era stato Laurenzi a cercare l'anticipo. Come dicevi tu, visto che non ha un grosso fisico, è costretto a giocare in anticipo. Ma qua Bartolini ha fatto davvero un lavoro da prima punta. Sì, colpo non fortissimo, però da dietro, spalle alla porta, insomma, ci poteva stare il giallo per il difensore del Trastevere. Punizione da ottima posizione per la Siena Lunghese, dove vediamo sia Redi sia Pietro Battista. E anche Papa con il sinistro. Diciamo, lo specialista da queste mattonelle è solitamente Doca Brent, che però quest'oggi... Io aggiungerei anche Pierangeli, perché comunque... E Pierangeli, certo, che sono entrambi in parchina quest'oggi. Sottolineerei anche in precedenza la bella discesa da parte di Francesco Papa, che si è acceso proprio in questa occasione al 37esimo. Probabilmente o Papa o Redi. Redi direttamente in porta, la palla che non scende. Tutto da rifare per la Siena Lunghese. Ha sprecato un'ottima occasione qua Nicolas Redi, oggi un po' assente per adesso. Abbiamo visto bene due folate da parte del numero 7, però poi ancora deve crescere. Sì, naturalmente da lui ci si aspetta sempre tantissimo e fino a questo momento non sta incidendo per quanto può. E in questa occasione punizione calciata malino da parte di Nicolas Redi, palla non forte, non precisa, che è terminata ampiamente sul fondo. Cambia risultato anche a San Giovanni Valdarno, dove la San Giovannese è passata in vantaggio sull'Ornano Badese. Attenzione a Papa, che con calma prova a saltare Bertoldi e Cecci, allora alza un campanile per Pietro Battista, che prolunga per Sciacca, può far correre Redi, serve invece Pietro Battista, la palla lunga per Redi, la palla è buona, inseguito da Tancredi, Redi in mezzo c'è Bartolini, si ferma Redi con 1-2, il cross per Bartolini, allontana la difesa con Sbardella, però recupera Pietro Battista che riparte da Cecci, buona qua lo scatto da parte di Redi. Buono lo scatto, buono anche il cross, qui Bartolini doveva anticipare, andare verso il pallone per deviare verso la porta di Casagrande e non aspettarlo dietro al difensore. Marini costretto al lancio lungo, palla che trova però Conti, Tagliarol prolunga per il numero 7 Bertoldi, palla che va in out. Qua Redi ha aspettato fino all'ultimo l'arrivo di Bartolini, che sembrava quel mezzo secondo indietro rispetto alla posizione che doveva avere. Infatti Redi è stato costretto a fare un 1-2 per saltare di nuovo il numero 3, che era corso bene dietro a Redi. Tancredi, sto parlando di Tancredi, tanto è rimasto a terra Bertoldi, sì, fallo di Minocci netto. Sì. Cercato la palla, però il piede era un po' alto quando Bertoldi ha calciato, è stato colpito dal numero 8 della Siena Lunghese. Bertoldi che sembra essere un po' stanco dopo davvero mezz'ora su alti ritmi, con condita da tanti scatti per il numero 7 del Trastevere. Però sembra un po' in debito d'ossigeno. Beh, poi chiaramente noi non sappiamo quali siano stati i positivi da parte del Trastevere, però insomma sono stati tanti, e quindi anche non potersi allenare a team completo, anche se hai avuto la fortuna di non essere uno dei positivi, però ti fa perdere la condizione sicuramente. E poi sono i primi caldi. La palla dentro a cercare Roberti, esce bene Marini. Giornata soleggiata ma ventilata qua il Carlo Angeletti, Mario. Sì, temperatura ideale per giocare a pallone, non fa troppo caldo, c'è la possibilità di vedere una bella partita giocata su buoni ritmi. Marini si prende un rischio su Roberti e Tenti, che lascia scorrere fuori, chiede scusa a Federico Marini, e deve stare attento qua il numero uno della Siena Lunghese. E giustamente Roberti si arrabbia sia con Squerzanti che con Tagliarol, perché dovevano seguire questo pressing da parte del numero 11 del Trastevere, che era riuscito ad intercettare questo pallone. Squerzanti prova a prolungare per Roberti con il petto, lascia Bertoldi, va giù Roberti, si continua a giocare, allora Bertoldi che gioca cost to cost, Bertoldi dentro a cercare lo scatto di Roberti, Marini in presa sicura, fallo commesso da parte di Roberti ai danni del numero uno della Siena Lunghese, che bravo, comunque è rimasto in possesso della sfera. Bravo Marini, stesso pallone messo in mezzo da Bertoldi e quello di Tenti, palloni facili per i portieri, di facile lettura. Sì, Bertoldi ha un po' la licenza poetica, direi così, perché può svariare da destra a sinistra senza troppi compiti, perlomeno in fase offensiva può davvero giocare in tutte le fasce. Sì, senza lo russo è lui che è chiamato a dare quel pizzico di fantasia in più alla manovra. Roberti prova a calciare, tocca però Tagliarol con un braccio, recupera Pietro Battista, allora Tenti
a servire corto Redi. Prova a cercare verticale Sciacqua, capisce tutto il numero 4 Sannipoli. Allora Trastevere che riparte da Tancredi. Laurenzi fa girare per Sbardella. Cervoni si fa vedere Conti. Cervoni opta per lo scatto di Roberti. Su di lui c'è Cecci, prova a cercare a portarlo sul fondo, la palla dentro a Tagliarol, Corsetti anticipa tutti, la palla che rimane lì, Squersanti in semi rovesciata, non riesce ad agganciare, allora Tenti fa ripartire Redi, con calma sale la sinistra lunghese, Redi aspetta l'aiuto di un compagno, prova a fare tutto da solo Redi, cercare dentro Sciacca, Pietro Battista c'è di là Mangiaratti, servito adesso, la palla un po' troppo indietro, allora Cervoni ha il tempo di uscire, Mangiaratti è l'uno contro uno con Cervoni, se ne va Mangiaratti in area di rigore, il sinistro di Mangiaratti, Casa Grande vola, la palla che non esce, ancora Mangiaratti che fa partire il cross di Papa, va giù Bartolini, la palla che arriva a Redi, si continua a giocare, Redi costretto a tornare indietro da Pietro Battista, su di lui arriva Tagliarol, Pietro Battista a servire Redi, palla troppo lunga, Tancredi anticipa il numero 7, mette la palla in out. In precedenza colossale azione per il Trastevere, dove Squersanti ha provato una semi rovesciata non riuscendo a colpire il pallone, poi ribaltamento di fronte, buona azione anche per la Siena Lunghese, però non è riuscita ad incidere maggiormente nell'area del Trastevere. Tanto Corsetti ha messo dentro questo campanile dove Bartolini è arrivato, però Casagrande poi legge la situazione in maniera egregia ed esce a mettere sicurezza. Casagrande è chiamato alla prima vera parata della sua partita su Mangiaratti, tiro sul suo palo, tiro forte, preciso però insomma sul palo del portiere, è stato bravo Casagrande a leggerlo. Tanto è andato a vuoto Corsetti, probabilmente sbilanciato da Tagliarol, ma in maniera regolare mi sentirei di dire infatti, è dello stesso avviso David Guida, direttore di gara, e Marini che aspetta l'arrivo di Tagliarol per andare a servire con le mani Minocci e saltare così la prima linea di pressione. Pietro Battista, Corsetti a cercare la verticalizzazione sullo scatto di Bartolini, su di lui c'è il numero 5 Sbardella che fa buona guardia, allora Sannipoli prova a far ripartire l'azione, però capisce tutto Papa che interviene e poi si accentra a cercare lo scatto adesso di Redi, su di lui ancora Tancredi, Redi fa correre Papa che poi va a commettere fallo su Conti. Irruento qua il numero 3, ma qui diciamo si è visto bene di non andare a rischiare la possibile ripartenza del Trastevere. Anche se era rimasto Minocci. Qui il Redi insomma ha chiesto tanto a Francesco Papa dopo aver fatto un lungo scatto. Beh, ha fatto anche lungo cost to cost. È arrivato un po' stanco e non è riuscito a riintervenire sul pallone. Bravo anche Conti che ha seguito benissimo l'azione. Vediamo perché sta per essere comunicato il tempo di recupero di questo primo tempo. Un minuto di recupero. Tanto Casagrande a cercare lungo lo scatto di Tagliarol. Palla che arriva dal suo collega con la casacca opposta, Marini, che con calma va a prendersi altri secondi preziosi, perlomeno diciamo per portare il primo tempo sullo 0-0, risultato che detto francamente non è molto utile alla Siena Lunghese, neanche al Trastevere. Tanto sì, ha pareggiato il Siena in casa contro l'Aquila Montevarchi, 1-1 tra Siena e Aquila Montevarchi, e qua c'è stato il fallo commesso da parte di, se non ho visto male, è stato Bertoldi a franare addosso a Mangiaratti, Mario. Correggimi se sbaglio. Sì, è proprio Bertoldi, se non ho visto male. Ha fatto un po'. Squersanti. Squersanti. Che si sono invertiti, sia Squersanti sia Bertoldi. Poi nell'intervallo, grazie alle riprese di Filippo Lucati, alla regia di Luca Barbagli, rivedremo anche le azioni salienti di questo primo tempo. Analizzeremo intanto Papa. Punizione battuta in mezzo, allontana Sannipoli e non c'è più tempo, doppio fischio da parte di Guida che manda tutti negli spogliatoi per prendersi 15 minuti di riposo. Mario, commento a caldo mentre la nostra regia ricerca le immagini salienti di questo primo tempo. Beh, bel primo tempo giocato tra Siena Lunghese e Trastevere, anche se 0-0 sono state diverse le occasioni sia da una parte che dall'altra, direi forse un po' meglio il Trastevere con due o tre occasioni, mi viene in mente le due con Squersanti, una con Tagliarol, insomma hanno rischiato più volte di passare in vantaggio i trasteverini, mai tiri pericolosi, però molta densità in area dei giocatori rossoblù, e direi anche una buona Siena Lunghese si è vista in avanti soprattutto dopo 30 secondi con
il rigore reclamato da parte del rossoblù all'interno dell'area del Trastevere e poi con il tiro di Mangiaratti, ben parato da Casagrande. Allora Mario, ce lo rivediamo questo rigore grazie alla regia di Luca Barbagli, dove c'è l'azione dopo 14 secondi, Corsetti va a crossare in mezzo, Mangiaratti prolunga per Bartolini e poi c'è un tocco da parte di un giocatore del Trastevere, magari se riusciamo ad avere anche il fermo immagine, intanto lasciamo correre perché si vede poi la munizione di Tenti che prima sì tocca la palla ma poi frana addosso al numero 11 Roberti e va a prendersi il primo cartellino dell'incontro. Il fallo di Tenti poi è sacrosanto perché comunque va poi a toccare proprio... Eccolo qua il momento del tocco con un braccio da parte di un giocatore del Trastevere. Beh, Mario, mi sentirei di dire che comunque Sciacca era lì sulla palla. La mano da parte del difensore del Trastevere, che se non vedo male è Laurenzi, non vorrei sbagliarmi, quindi dare colpa a un giocatore che non ha commesso, però insomma dalla nostra postazione sembra Laurenzi, quindi o Laurenzi o Sbardella, uno dei due, insomma dei due centrali, che sporca leggermente la palla a Damian Sciacca, poi non si sa se Sciacca sarebbe riuscito lo stesso a calciare, però comunque il tocco con un braccio, anche perché poi il primo tocco cioè, allunga e poi praticamente ferma la palla, esatto, su Sciacca, sì. E poi forse si aspettava che gli fischiassero un fallo, allora è andato proprio con le mani verso la sfera a tirarlo quasi a sé e l'arbitro non è riuscito a cogliere questo insomma, intervento. Direi un errore abbastanza grosso da parte di Guida, che poi ha arbitrato benissimo, Mario, ha gestito bene anche i cartellini per appunto la munizione su Tenti, forse poteva dare una munizione su Laurenzi quando è entrato in anticipo su Bartolini, ha commesso fallo dove poi Redi ha calciato alto, però insomma direi buona prestazione anche da parte della terna, però dopo 14 secondi errore clamoroso perché poi è costato il giallo a Tenti. Esatto, sì, e insomma un rigore mancato dopo 14 secondi insomma è abbastanza evidente come intervento. E poi dopo 3 minuti ancora la Siena Lunghese con Redi che va a affrontare Tancredi, bravo a spingerlo sull'esterno e poi Redi prova a calciare, c'è il doppio tocco da parte di prima Tancredi e poi di un altro difensore del Trastevere, la palla che attraversa tutta l'area senza andare a compromettere appunto il risultato del Trastevere. Qua direi anche in questo caso Bartolini forse un po' in ritardo per seguire l'azione di Redi, che sai che se arriva sul fondo o va a calciare o insomma va a crossare in mezzo, ci devi essere lì, Mario. Io direi sia Bartolini che Sciacca, perché certo. Insomma loro due sono chiamati a riempire l'area di rigore del Trastevere. In questa occasione si sono fatti scorrere davanti una buona opportunità, ovvero il pallone messo in mezzo da Nicolas Redi. Dopo 6 minuti esce anche il Trastevere con Squerzanti che va a puntare Tenti e Pietro Battista si immola in scivolata salvando così il tiro di Squerzanti prima che giungesse a Marini e poi la ripartenza della Siena Lunghese che comunque non si è conclusa a niente, però buona qua la scivolata da parte di Pietro Battista, bravo Squerzanti a saltare prima Tenti, poi giustamente ha caricato il tiro ma Pietro Battista si immola con il tempo giusto. Squerzanti, che forse dei quattro là davanti, insieme a Bertoldi, insieme a Tagliarolle e a Roberti, è quello che nella manovra si è visto meno, ma è quello che ha avuto le occasioni più importanti, perché comunque sui suoi piedi sono capitate 2-3 occasioni piuttosto grandi di livello, come l'occasione che è capitata poi a San Nipoli dal corner, dal primo corner per il Trastevere al 10° minuto, arriva il cross, la palla che attraversa tutta l'area, palla che arriva su San Nipoli e San Nipoli che prova questo tiro a giro più per concludere l'azione, come abbiamo detto giustamente, che più che altro per imperserire Marini, perché insomma tiro fuori misura nettamente, non è stato preciso qua il numero 4 del Trastevere. Sì, aveva provato il tiro a giro sul secondo palo ma purtroppo per il Trastevere non è riuscito ad inquadrare la porta. Poi dovremo avere anche una parata da parte di Marini con il Trastevere, appena la regia è pronta insomma ce la farà vedere. Diciamo che comunque primo tempo tutto sommato 2 occasioni per parte, possiamo riassumere così, con forse con il Trastevere forse leggermente più pericoloso con questi lanci lunghi nella quale in 2 occasioni forse la difesa rossoblu si è fatta trovare un po' troppo impreparata. Direi di sì, nel momento in cui ha alzato tanto il baricentro il Trastevere ha messo in difficoltà effettivamente la difesa della Siena Lunghese.
E qua abbiamo visto proprio l'occasione che ricordavi prima tu, dove c'è stato un giocatore del Trastevere, se non ho visto male, Squerzanti, che è andato a calciare Tenti a due metri dalla linea di porta, che spara lontano e concede il secondo corner alla formazione di mister Sergio Pirozzi. E direi a Marini battuto, perché non so era controtempo, era in controtempo. Dovremmo avere anche la punizione di Nicolas Redi. A breve ce la mostrerà la nostra regia, insomma, punizione che non è stata gestita abbastanza bene dalla Sinalunghese, ma abbiamo prima al minuto 32:50, quindi 33esimo, la punizione di Pietro Battista, che va a servire largo Redi, e poi Sciacca arriva con un secondo di anticipo. Sì, esatto. Si fa sfuggire il pallone davanti. Si fa, esatto, anticipa troppo il taglio sul primo palo. La palla di Redi, che è passata tra due avversari in maniera, mi verrebbe da dire, non so come, poteva passare solo di lì. Sciacca, che è stato preso in controtempo. Abbiamo anche la punizione di Redi, come dicevamo prima, punizione conquistata da parte di Bartolini sul fallo commesso dal numero 6 Laurenzi, nella quale ci poteva stare il giallo, Mario, per le dinamiche che abbiamo visto quest'oggi, per la gestione dei cartellini, qua Laurenzi è stato graziato. Sì, effettivamente ci poteva stare il giallo, perché comunque entra diretto sull'uomo e Bartolini non fa altro che cascare a terra e guadagnare la punizione. E qua Redi che spreca tutto andando a calciare alto, ma insomma i punizionisti veri e propri, gli esperti da quella mattonella, come abbiamo detto prima in cronaca, sono Pierangioli e Doca Brent, entrambi quest'oggi che partono dalla panchina. E poi l'ultimo azione di questo primo tempo, al 42esimo e 30 secondi, con il tiro di Mangiaratti, bravo Mangiaratti a saltare il numero 2 Cervoni, e poi con il sinistro, bravo Cassagrande a respingere il sinistro di Mangiaratti, a salvare il risultato così ancora sullo 0-0 qua al Carlo Angeletti tra Sinalunghese e Trastevere. Mario, una scorsa veloce ai risultati anche dagli altri campi, e poi ci fermiamo un attimo per il primo tempo, dove il Calcio Flaminia sta pareggiando 1-1 contro il San Donato, il Cannara ancora 0-0 contro lo Scandicci, Grassina Monte Spaccato 1-1, Ostia Mare che sta perdendo in casa 1-0 contro il Trestina, la Pianese che sta vincendo 1-0 sul Foligno, la San Giovannese che sta vincendo 1-0 sull'Ordinario Nano Badesse, 1-1 tra Siena e Aquila Montevarchi, Montevarchi che era passato in vantaggio contro il Siena, Siena che insomma è stata l'ultima squadra a recuperare, quindi a portare a questi risultati che abbiamo appena detto. Noi ci fermiamo due minuti di numero e poi torniamo qua per i secondi 45 minuti dal Carlo Angeletti per Sinalunghese Trastevere. We'll be right back.
Eccoci tornati in diretta dal Carlo Angeletti per la 31esima giornata del girone di Serie D tra Siena Lunghese e Trastevere, ancora 0-0. Mario, due buone squadre fino a questo momento, buone occasioni per entrambe le parti. Come abbiamo detto qualche minuto fa, abbiamo rivisto anche l'episodio, la Siena Lunghese recrimina un rigore dopo 14 secondi sul tocco di mano da parte di, non ripetiamo, Sbardella o Laurenzi, ci prendiamo la licenza di aver sbagliato probabilmente a riconoscere l'avversario. Tutto è pronto per i secondi 45 minuti, se 45 sono stati scritti, 45 adesso da scrivere. Da sinistra verso destra attaccherà il Trastevere, adesso in possesso della palla, da destra verso sinistra risponderà la Siena Lunghese, che deve assolutamente vincere questo match, come del resto deve vincere assolutamente il Trastevere, la Siena Lunghese, per continuare a sperare di salvarsi. Dall'altra parte invece il Trastevere, visto il risultato anche del tra Siena e Aquila Montevarchi, che per adesso sta 1-1, per sperare ancora di riaprire il campionato e sognare la Lega Pro. Si riparte, 45 scritti, 45 adesso da scrivere. Trastevere che va subito in avanti, Tenti però riesce a servire Redi. Tenti, Pietro Battista, fa girare su Minocci. Non ci sono cambi, Mario, in questo momento, non abbiamo visto cambi. Sì, non ci sono cambi, sicuramente Pirozzi può pescare dalla panchina nel secondo tempo, ha diversi giocatori di livello comunque in panchina, Marmorini che può cambiare qualcosa lì davanti, soprattutto lì davanti, inserendo comunque calciatori che possono dare maggiore velocità alla manovra, come Pierangioli. O anche Toni Vasser, ricordiamo però c'è da fare anche il conto con le quote in campo, che devono essere sempre 4 dal 99 al 2002. Corsetti costretto a calciare lungo, però trova Conti, allora Tagliarol scambia con il numero 8 del Trastevere, ancora Conti, prova a fare tutto da solo, il tiro cross, la palla che arriva lì, il tiro rimpallato da Tagliarol, non è finita perché arriva la conclusione da parte, la seconda conclusione da parte di Bertoldi, che non riesce a schiacciare il colpo e spara le stelle. In precedenza, se non ho visto male, è proprio Cecci a deviare il pallone calciato non Tagliarol, sì. Sì, calciato da un giocatore del Trastevere, fondamentale perché aveva inquadrato bene la porta. Peccato perché Corsetti, insomma, ha rischiato grosso qua. È scivolato due volte Corsetti, prima proprio nel gestire tempo, il pallone, anche proprio in questo momento, e poi al momento del primo tiro su Bertoldi. Bartolini riesce a spizzare per Mangiaratti, che prova a cercare Sciacca, ma ancora Conti riparte da Casagrande. Tra l'altro Trastevere che sogna di andare in Lega Pro, però comunque c'ha sempre da risolvere un grosso punto interrogativo insieme al Comune di Roma, perché al Trastevere manca uno stadio per poter fare la Lega Pro, per passare la categoria dei professionisti, e è stato un caso che praticamente ha fatto squillare le trombe a tutta Italia, perché a Roma c'è solo l'Olimpico che può essere adibito ai professionisti e un altro campo che però è già occupato, e quindi insomma a Roma non riuscire a trovare. Sì, nel Comune di Roma c'è soltanto pochi campi adibiti al professionismo e sono già tutti impegnati. Esatto, sì. Tanto Marini è andato a rinviare lungo su questo retropassaggio di Papa, palla un po' a mezzo, Marini non è andato per il sottile, e allora Cervoni con le mani a cercare Tagliarol con la testa, spizza per Sannipoli ma trova Pietro Battista, palla un po' indietro per Redi con il tacco, con calma Nicolas Redi, riparte da Attenti. Si è invertito, Mario, si sono invertiti Bertoldi e Squerzanti. Sì, si erano già invertiti sul finale del primo tempo, magari Bertoldi può far più male dalla parte opposta, Attenti, giocatore molto veloce Bertoldi, ha retto bene il primo tempo Papa a livello di velocità. Palla adesso su Squerzanti, affrontato proprio da Papa, che lo porta sul fondo, ancora Squerzanti, prova a cercare la deviazione, ci riesce, prende il primo corner, il terzo del match, il primo del secondo tempo, dalla bandierina andrà proprio il numero 7 di cui abbiamo parlato adesso, Matteo Bertoldi, classe 95, un altro di quelli che quest'anno è stato uno dei protagonisti. Dalla bandierina Bertoldi a cercare dall'altra parte Sannipoli, che aggancia bene in area di rigore, Sannipoli salta Bartolini, il tiro cross di Sannipoli allontana Corsetti, la palla che però è recuperata da Conti, che torna indietro da Tancredi sulla nuca di Bartolini, la palla finisce fuori. Tra l'altro in questo momento possono rientrare sia Squerzanti sia
Bertoldi sul piede preferito per riuscire magari a mettere qualche cross a rientrare o tirare direttamente verso la porta di Marini. Tancredi a girare su San Nipoli. Cervoni si accentra, il numero 2 dentro, cercare lo scatto da parte di San Nipoli, chiuso bene da Papa in maniera regolare. Poi Papa va a cercare Mangiaratti, triplicato Mangiaratti sia da Bertoldi che da Conti, che si infastidiscono un po' e regalano così la rimessa laterale alla Sinalunghese. Qui Mangiaratti non è proprio intervenuto sul pallone, si sono scontrati due calciatori del Trastevere che potevano gestire sicuramente meglio. Papa per Pietro Battista, Sciacca fa correre per Mangiaratti, poi va giù Sciacca, si prende anche un po' con San Nipoli, devi stare attento Sciacca perché è già munito. Allora Mangiaratti va a cercare dall'altra parte Redi, toccato il pallone, arriva Bertoldi a sparare in avanti sullo scatto di Tagliarol, anzi no, di Roberti. Marini che non ci pensa due volte ad allontanare, ma trova Conti con la testa e poi Pietro Battista con il petto per Minocci con la testa, ancora Pietro Battista, attenzione al tiro da parte di Bertoldi perché aveva visto Marini fuori dai pali. Mi viene da dire, in precedenza doveva stare attento anche San Nipoli su Sciacca perché anche lui è ammonito. Sì. Ha rischiato. Entrambi ammoniti. San Nipoli perché comunque ha tirato giù Damian Sciacca. Sciacca perché ha risposto alla reazione, ha reagito. E poi anche San Nipoli, insomma, è andato a dire due parole a Damian Sciacca. Quindi... infatti dalla panchina si è alzato subito Guidotti a chiamare calma Damian. Eccolo qua, proprio Sciacca che va a saltare, ci riesce a saltare Sbardella, ma in maniera fallosa. Non è d'accordo Damian Sciacca con la decisione di Guidi qua, Mario, tutto sommato mi sento di dire generoso il fallo. Qui era stato bravo Sciacca ad andare via e forse ha smanacciato un po' troppo, ma mi sento di dire che comunque qui secondo me non ci sta il fallo. Sbardella è andato a terra di esperienza, un po' troppa facilità di esperienza. Di esperienza il numero 5, classe 93. Papa riesce ad intercettare Minocci che allontana, ma c'era l'offside da parte di Squerzanti. Si alza con tempismo la bandierina di Domenico Russo, primo assistente di Guida. E Marini che andrà a rimettere in gioco. Non vediamo ancora giocatori pronti al cambio, anche se tutte e due le panchine hanno mandato diverse padine a riscaldarsi. Intanto Bertoldi prova a far correre Squerzanti, ma Papa con il petto. Allora Minocci torna indietro da Papa che riparte da Cecci, che opta per Marini. Tagliarol prova ad infastidire il numero uno della Sinalunghese, costretto a cercare Tenti, bravo a spizzare per Redi. Su di lui Tancredi, Tenti, ancora Tenti a servire Sciacca, prova a mandare in profondità Redi, strattonato Redi, e qua probabilmente arriverà il giallo per un giocatore del Trastevere. Infatti è così, ammonito il numero 6 Laurenzi, se non ho visto male. No, è Tancredi. Tancredi? Sì, se non ho visto male è proprio Tancredi, il terzino sinistro del Trastevere. Ammonito quindi Tancredi, che mi sento di dire ha speso un ottimo cartellino giallo perché era andato via bene Nicolas Redi. No, ammonito Laurenzi, classe 2001, che era stato graziato in precedenza nel primo tempo sul fallo commesso ai danni di Bartolini, e qua giustamente non poteva fare altro Guida che estrarre il cartellino giallo, visto appunto Redi era immolato verso la porta, strattonato il numero 7 della Sinalunghese. Punizione quindi per i rossoblù, da buona mattonella, c'è Pietro Battista, largo, rimane Mangiaratti, molti uomini in maglia bianco-rossa della Sinalunghese in area, ultimo uomo rimane Papa, fuori dall'area a Minocci, Pietro Battista dentro a cercare un compagno, palla irraggiungibile per qualsiasi giocatore della Sinalunghese, anche Corsetti che aveva tagliato sul secondo palo, però palla troppo larga, si spegne sul fondo. Hanno tagliato tutti, forse con un secondo di anticipo, verso la porta di Casa Grande. Pietro Battista mette il pallone un po' troppo largo. Beh, non gestita bene da Pietro Battista, mi sento di dire, un giocatore del suo calibro deve sicuramente fare di più. Casagrande a rinvio dal fondo a cercare Tagliarol, su di lui Corsetti che sporca, mette fuori, lasciato scorrere fuori la palla Bertoldi per permettere poi a Tancredi di rimettere in gioco con le mani. 3-2 ammoniti per parte, Tenti e Sciacca nella Sinalunghese, Laurenzi San Nipoli per il Trastevere. Tenti sporca, Tagliarol che lascia fuori,
Trastevere che guadagna qualche metro. Ancora Tancredi con le mani. Trastevere molto alto, ultimo uomo, rimane soltanto Sbardella, quasi tutti in area di rigore avversaria. Tancredi a cercare un compagno, allontana Tenti però, ci corre Bartolini, prima ad arrivare è proprio il numero 9 della Sienalunghese che adesso deve far salire la squadra, si accontenta con esperienza della rimessa con le mani sul tocco di Tancredi. Si era abbassata forse con un po' troppa facilità la Sienalunghese in questa occasione, si è andata a rintanare tutta all'interno della propria tre quarti, poteva forse allungare maggiormente la squadra per mettere un po' più di difficoltà e un po' più di apprensione alla difesa del Trastevere. Attenzione, qua ha recuperato una grande palla Tagliarol, arriva Tenti a mettere la punta del piede a servire Mangiaratti perché c'era la corsa da parte di Bertoldi che adesso è sull'out di destra. Squerzanti che ha commesso fallo a Francesco Papa, bravissimo a girarsi nonostante il fallo commesso, si era rialzato, era andato via bene sia la pressione di Bertoldi che di Squerzanti. Sì, Mangiaratti l'aveva messo un po' in difficoltà perché comunque era pressato da due uomini, Francesco Papa gli ha comunque servito il pallone. Buona la stagione da parte di Francesco Papa quest'anno. Sì, buona la sua stagione, davvero forse il terzino che ha dato più continuità alla Sienalunghese. Pietro Battista prova a lanciare lungo in scivolata per Mangiaratti che poi va a sbilanciare Cervoni in maniera regolare, si lamenta un po' Conti con il direttore di gara. Qui ci poteva stare sì, la spallata di Mangiaratti era in ritardo e soprattutto a palla lontana e c'era comunque un offside sì, quindi punizione deciso per il Trastevere. Sì, non mi era sembrato di aver visto un attaccante della Sienalunghese muoversi con qualche secondo di anticipo, però era posizionato bene comunque il secondo assistente Caputo. Sta aumentando i ritmi nel riscaldamento Tony Vassero intanto per la Sienalunghese. Casagrande a cercare lungo Tagliarol, con la testa salta sempre più in alto di tutti il numero 9 del Trastevere, stavolta però spizza nelle mani di Marini che adesso chiede a Suai di salire visto la continua pressione in avanti da parte di Tagliarol e Roberti. Marini lungo a cercare un compagno, trova però Laurenzi che con la testa va a servire Bertoldi, impreciso Bertoldi, allora Minocci dietro da Cecci, trova Conti con la testa, si arrabbia Marmorini, Corsetti più in alto di tutti, Redi riesce a tenere in campo e a scambiare con Pietro Battista che poi prova a lanciare Sciacca, chiude bene Laurenzi in maniera però bene sulla posizione, male sulla precisione del controllo. Sì, ha avuto un po' paura della pressione di Damian Sciacca, ha preferito mettere il pallone direttamente in out. Pareggiato il Lornano Badesse a San Giovanni Valdarno, San Giovannese 1, Lornano Badesse 1 intanto. Redi con il tacco per Tenti che riesce a servire in qualche modo dentro un compagno, Mangiaratti, palla inarrivabile per l'esterno numero 11 che poi non ha tra le sue doti il colpo di testa, diciamo, non è uno delle sue skills preferite. Cambio nelle file del Trastevere, Mario. Sta per entrare il numero 18, Fontana. Luigi Fontana, classe 2000. Al minuto 57. Tanto però Laurenzi è lanciato a rete. Il tiro di Laurenzi con il pugno. Marini vola la palla che arriva su Bertoldi. Non è finita. In aria prova a calciare. Trova però Tenti. Con il corpo fa muro, Redi non riesce a saltare, Tancredi bravo a recuperare, può andare al cross il numero 3 del Trastevere. Cross che arriva, tocco da parte di Tenti, sarà corner per il Trastevere, quarto corner per la società trasteverina, è rimasto a terra un giocatore del Trastevere. Il cambio di Luigi Fontana sarà rimandato probabilmente dopo il corner. Intanto lo rivediamo, Mario, rivediamo... Chiamano il cambio i compagni, sì, di squadra. Sì, sì, perché è rimasto a terra un giocatore del Trastevere. Vedremo chi entrerà. Intanto abbiamo rivisto la parata di Marini sul tiro a giro da parte di Laurenzi e poi Bertoldi che è andato a crossare ma ha trovato Tenti qua. Poi Redi un po' troppo impreciso, si è fatto soffiare la palla da Tancredi fino ad arrivare al corner, al quarto corner del Trastevere. Vediamo quando Bertoldi entrerà. Sì, sembra essere nella lavagnetta il numero 9 ad uscire. Tagliarol, non Bertoldi. Bertoldi si è infortunato. Si è infortunato. Infatti stanno chiedendo se Tagliarol riesce a continuare. Sì, pardon, se Bertoldi riesce a continuare. E Tagliarol non ha preso benissimo questa sostituzione.
ha lanciato via la fascia da capitano per servirla al compagno, chiaramente, ma nel volto non c'è contentezza per Stefano Tagliarolli, classe 81, che lascia spazio a Luigi Fontana. Vediamo come cambierà il Trastevere. Tanto doppio cambio, perché entra anche lo russo per il Trastevere e esce, come avevamo detto in precedenza, Bertoldi. Esce Bertoldi quindi per lo russo. Buona la prestazione da parte di Matteo Bertoldi. Vediamo anche lo russo, il capocannoniere di questa squadra, con 10 reti. Tanto corner per il Trastevere, dentro la palla che si alza a campanile, rimane lì Sannipoli che calcia, la palla che rimane sui piedi del numero 5 Marini. Il miracolo da parte di Marini, e ancora corner per il Trastevere. Gran miracolo di Marini su Sbardella. Sbardella che è diventato capitano da quando Tagliarol è uscito. Da sottolineare che Tagliarol non ha dato il mano a Pirozzi nel momento del cambio. Attenzione ancora Sbardella, salva Tenti sulla linea, la palla che rimane lì, allontana Pietro Battista nei piedi del numero 17, che riesce comunque a controllare. Poi ancora Pietro Battista che si immola sul controcross da parte di Lo Russo. Tenti alla seconda rete che salva su praticamente sulla linea, seconda delle tante che poi ha salvato durante l'arco del campionato. Sempre attentissimo qua Marco Tenti. Attenzione ancora al Trastevere con Lo Russo che va al cross, la spizzata allontana Tenti ancora, prima di arrivare a Conti, anzi no, Mangiarate che prolunga su Conti, poi va via al numero 8, bravo qua Conti a recuperare in maniera regolare su Mangiaratti e a servire Tancredi che prova a servire Sannipoli poi impreciso della palla di ritorno su Conti. E allora sia Lunghese che può tirare un sospiro di sollievo. Intanto rivediamo quello che è successo, perché in questa occasione il Trastevere ha reclamato anche un fallo di mano da parte di Corsetti, e poi Marini che salva e Bartolini che devia in corner. Questo quanto è successo poco fa. Tanto Tenti con le mani per Mangiaratti che si è invertito con Redi. Attenzione alla ripartenza del Trastevere, Cecci che buca, però c'è Marini che può far ripartire Papa, inseguito da due avversari, Minocci di prima per Bartolini che qua in maniera evidentissima ha usato le mani ai danni di Sbardella, che di esperienza è andato giù, ma insomma il fallo netto da parte di Davide Bartolini. Il fallo è netto e comunque tocca il difensore con entrambe le mani e va a commettere fallo. Invertiti di nuovo Redi e Mangiaratti, palla intanto che non è stata agganciata da parte di Roberti, che probabilmente va a fare la prima punta al posto di Tagliarol, sarà lui appunto l'incaricato di dare pressione alla sinalunghese, con dietro il numero 18 Fontana, che fa il lavoro che faceva un po' Squerzanti insieme a Bertoldi. Intanto Redi riesce a servire Sciacca, si ributta dentro Redi, non lo serve Sciacca e fa tutto da solo, si allarga il cross di Sciacca decisamente sul fondo, imprendibile per qualsiasi compagno in area di rigore qua il cross di Damian Sciacca. Qui non si è capito bene neanche quello che volesse fare Damian Sciacca, se mettere un pallone forte al centro o calciare verso la porta di casa grande. Sì, anche perché qua c'era Redi che dopo aver servito su Sciacca si era buttato bene, e se lo servi tra le linee insomma Redi è sempre pericoloso. Tanto Casagrande al rinvio dal fondo riesce a deviare Minocci per Pietro Battista con il tacco tra due avversari, e Minocci va a servire un po' indietro Redi, costretto a frenarsi. Arriva allora Tancredi e Lo Russo. Tenti, Pietro Battista prova a prolungare per Redi, ma arriva Conti che poi va a servire Tancredi che è a campo. Adesso è partito Squerzanti sull'auto di destra, servito con la testa, si porta avanti la palla Squerzanti, prova il cross, la palla che attraversa tutto l'area, arriva nei piedi di Lo Russo, su di lui c'è Redi, si fa vedere dietro Conti. Lo Russo con il destro prova il cross sul secondo palo, la palla che arriva nei pressi di Squerzanti ma la sporca Mangiaratti, e poi Papa che allontana, deve fare tutto da solo Bartolini, la palla che torna nei piedi di Damian Sciacca, servita adesso Davide Bartolini, fa salire la sinalunghese, cambia tutto a cercare Redi, però trova ben posizionato Tancredi che adesso fa ripartire la manovra del Trastevere calciando lungo a cercare ancora il numero 10 Squerzanti. Si rinnova il duello Papa Squerzanti, Squerzanti che si accentra, fa tutto da solo, dentro per Roberti che allarga adesso per il numero 2 Cervoni, il cross da parte di Cervoni, Marini più alto di tutti, e Pietro Battista che poi allunga con la testa. Fallo commesso ai danni di Pietro Battista da parte di un giocatore
del Trastevere. E c'è un cambio, Mario, c'è un cambio. Sta per entrare Tony Vasser con il numero 20 per la Siena Longhese. E vediamo chi uscirà. Vediamo un po' come cambierà la formazione Marmorini. Sul punto di vista esce Redi. Esce Nicolas Redi. Cambio un po' inatteso questo, però probabilmente dovuto anche alle quote. Non contento anche Redi di questa sostituzione. Comunque per le quote poteva far uscire anche, insomma, è uscito un over per un over, quindi, esatto, insomma, cioè non poteva fare altrimenti per le quote in campo in questo momento. Magari poteva far uscire Bartolini o Sciacca. Ma se Longhese che passa un 4-3-3, Mario, con Sciacca e Vasser al fianco di Bartolini, quindi cambia l'impostazione tattica con questa sostituzione mister Marmorini, mentre invece mister Sergio Pirozzi lascia la stessa impostazione con i cambi che ha fatto prima, solo uomo fresco per uomo più fresco. Minocci allarga su Tenti che non controlla bene, costretto quindi a tornare dietro da Marini. Sì, la Siena Longhese adesso fa un 4-3-3. Sannipoli con la testa, Papa, Minocci a campo, può controllare. Allora Vasser va a cercare un compagno là davanti, palla gettata al vento per la testa di Tancredi, che poi va a servire dietro Casagrande. Più che un 4-3-3 forse era proprio un 4-2-4 da parte di Marmorini, con Vasser e Mangiarati a supporto di Sciacca e Bartolini. Mangiarati che è andato a prendere la posizione di Redi e Vasser quella di Mangiarati sull'out di sinistra. Intanto c'è stato un fallo commesso da parte di Minocci e danni di Fontana. Punizione per il Trastevere. Quando siamo al minuto 65 e 40 secondi di questa ripresa, battuta corta da parte del Trastevere per Squerzanti, che poi si frena sulla pressione di Vasser. Allora allontana con la testa Pietro Battista, palla che rimane comunque in possesso del Trastevere, con Squerzanti che alza un po' troppo il piede ai danni di Papa. Infatti punizione per la Siena Longhese, altro cambio nelle fila del Trastevere. Vedremo chi uscirà. Entra il numero 15, Sordilli, Edoardo Sordilli, classe 2002. Esce il numero 10, Ivan Squerzanti, classe 99. Quindi una quota per una quota. Vediamo se cambierà qualcosa dal punto di vista tattico adesso Pirozzi. Tanto Marini a cercare lungo Sciacca, trova però Sbardella. Allora Pietro Battista per Tony Vasser, che per adesso non è entrato benissimo in queste prime 3-4 palle che ha toccato. Sì, l'unica cosa che cambia il Trastevere è lo russo che viene sulla destra e il numero, se non ho visto male, il numero 15, Sordilli, che va sulla sinistra. Tanto Tony Vasser con la testa, trova però Tancredi che va a lanciare lungo proprio Davide Lorusso, che strattona Papa. Infatti arriva al fischio attento da parte di Guida, si arrabbia un po' Lorusso con il primo assistente russo per fare un gioco di parole. Sì, ci poteva stare comunque il fallo da parte di Lorusso, usato un po' troppo le braccia su Francesco Papa. Marini a rinvio lungo, cercare l'altezza di Bartolini, ancora più in alto di tutti, salta Sbardella, Pietro Battista con il petto, mette ordine. Vasser a memoria di là per Mangiarati, ma trova ancora attento Tancredi, che sta facendo una partita di attenzione proprio tattica sul posizionamento, veramente ottimale. Sì, buona partita da parte del numero 3 del Trastevere, sta giocando un ottimi praticamente 60-65 minuti fino a questo momento. Rimessa con le mani per la Siena Longhese con Tenti, che va a cercare Minocci. Ancora per Tenti. Scambia corto con Mangiarati. Mangiarati, il tiro cross! La palla che attraversa tutta l'area. Non riesce ad arrivare Damian Sciacca. Non riesce ad arrivare anche Bartolini. La palla che si spegne sul fondo. Questa è un'occasione per la Siena Longhese, perché il tiro cross di Mangiarati era indirizzato bene verso la porta di Casagrande. Forse devono stare più attenti le due punte della Siena Longhese e tagliare proprio su questo tiro cross di Mangiarati. Casagrande al rinvio dal fondo, quando siamo arrivati adesso al 68esimo e 40 secondi sul cronometro. Non riesce a tenere in campo
però questo rinvio. Il neo entrato, il numero 15, Sordilli. E allora Siena Lunghese che riparte con Pietro Battista che fa girare per Cicci. A cercare lo scatto di Bartolini con il petto. Ancora Laurenzi allontana ma trova Minocci che controlla male, però riesce a servire lo stesso Papa che prova a saltare un avversario. Prova a saltare anche lo russo che recupera in maniera regolare, ma Minocci aiuta Papa a recuperare. Allora Cecci a cercare Bartolini, ancora anticipato da Sbardella. Bravo Minocci, può anticipare Conti. Può allargare per Mangiarati, ci riesce. Mangiarati va via Tancredi. Ancora Mangiarati in area di rigore. Mangiarati può andare anche al tiro. Si immola Conti e salva il Trastevere concedendo il primo corner alla Siena Lunghese. Si è acceso Mangiarati, bravissimo in questa occasione ad andare via sulla destra. Attenzione perché vediamo a colloquio, Pierangioli, Tommaso Pierangioli, classe 94, che rientrerà dopo il secondo infortunio in stagione, classe 97. Dalla bandierina comunque va Pietro Battista e c'è però Guida che ferma tutto perché si sono sbracciati Corsetti e un difensore del Cecci e un difensore, in questo caso era il numero 4 Sannipoli. Infatti richiamati entrambi all'ordine. E allora si ripete questo corner con Pietro Battista dalla bandierina. Dentro a cercare Bartolini, Vasser di testa non riesce a girare, però prima di tutti ad arrivare è Mangiarati. Pietro Battista con il sinistro, il cross troppo fuori. Cecci allunga per Sciacca in posizione regolare. Ancora Sciacca, si gira. Il cross di Sciacca per il tiro da parte di Mangiarati, che è andato a concludere di destro nonostante lui sia un sinistro naturale. Palla che esce di un soffio, Casagrande che poteva solo guardare e ci ha soffiato fino all'ultimo, Mario, perché la palla si è spenta sul fondo facendola bal palo, veramente di pochissimo. Si è acceso decisamente Mangiarati, anche ora è andato vicino al gol con questo tiro di destro che soffia al palo sinistro di Casagrande. Grande coordinazione da parte qua di Mangiarati, di Joseph Mangiarati. C'è una sostituzione, Mario, per la Siena Lunghese, il secondo cambio che verrà probabilmente ritardata alla prossima palla out. Intanto Trastevere che rimette in gioco a cercare Roberti con la testa, riesce a recuperare però Pietro Battista che poi torna indietro da Papa, scambia con Vasser, ancora Papa per Minocci, Vasser a vuoto lo russo, Vasser prova a far correre Papa, chiude bene Sannipoli che poi, anzi Cervone che poi riparte, fa ripartire lo russo, chiuso in maniera egregia da parte di Minocci. E allora c'è un cambio, Mario, arriva il cambio, entra Pierangioli, vediamo chi uscirà. Tanto rivediamo quello che è successo poc'anzi con la conclusione di Joseph Mangiarati. Esce Damian Sciacca, quindi fuori Sciacca, dentro Pierangioli. Sì, non credo cambi nulla nell'assetto tattico della Siena Lunghese. Entra più un trequartista al posto di una seconda punta. Cambia poco. Dovrebbe cambiare nulla, come hai detto tu. Forse però Pierangioli può fare da fluidificante con il centrocampo, meglio di Damian Sciacca. Tanto allontana Vasser con la testa. Conti prima di tutti per Tancredi, che poi va a cercare lungo lo scatto da parte del numero 15 Sordilli, anticipato da Corsetti, che riesce a salvare il corner ma si fa male colpendo la bandierina, mettendo la palla in out. Rimasto a terra Corsetti, sbraccia mister della Siena Lunghese perché non voleva un tipo di infortunio del genere. Corsetti più di una volta questa stagione si è dovuto fermare ai box per infortunio, si è rialzato comunque, nulla di troppo grave. Allora Tancredi con le mani a cercare dentro, Conti va giù, il tiro da parte di Roberti e l'1-0 per il Trastevere. Grande girata da parte di Roberti che porta a vantaggio la società trasteverina. Nulla può Marini in questo caso, buco difensivo da parte della Siena Lunghese che ha fatto girare con troppa facilità il numero 11, e lo sappiamo, se Roberti lo fai calciare in porta fa sempre molto male. Qui si sono decisamente addormentati i difensori della Siena Lunghese in questa occasione. Roberti davvero troppo solo, libero di girarsi. Stop di Mancino e tiro di destro all'angolino dove Marini non può far altro che guardare il tiro entrare.
Fabrizio Roberti, sesta rete stagionale alla 13ª presenza, e adesso partita che si fa in salita per la Sinalunghese, si fa in salita anche il discorso salvezza, anche se il Cannara sta vincendo 1-0 sullo Scandicci. Cannara che sta vincendo 1-0 sullo Scandicci, quindi ancora una piccola speranza per la Sinalunghese rimane, però il Grassina sta vincendo 2-1 sul Monte Spaccato. Ancora non è finita però, Pierangeli prova, chiude senza andare per il sottile, sbardella, si sbraccia Cecci con il numero 18 Fontana, la meglio Fontana, poi però non riesce a servire bene un compagno. Allora Lo Russo che ha commesso danni, fallo su Cecci, tanto lo rivediamo, il gol di Fabrizio Roberti, grande girata da attaccante, andato giù intanto. Attenzione, c'è un giallo anche per Bartolini che ha commesso fallo, ha sbracciato un po' troppo su Sbardella. Terza munito per la Sinalunghese, però c'è bisogno anche dello staff medico su Sbardella. Intanto c'è un altro cambio, Mario, per il Trastevere, sta per entrare il numero 14 Rizzi, classe 99. Vedremo chi lascerà il posto al numero 14 del Trastevere. Forse ha allargato un po' troppo il braccio su Sbardella Bartolini, e dovrebbe uscire, vediamo un po', il numero 3 Tancredi, sì, per Rizzi. Cambio terzino per terzino, quindi non dovrebbe essere un cambio tattico ma solo un cambio di freschezza in campo. Al quarto cambio il Trastevere, tanto ancora a terra Sbardella, si sembra comunque poter continuare il match quando siamo al minuto 75, ancora 15 da giocare, davvero l'eventuale recupero. Buona partita da parte di Tancredi, tanta attenzione per il numero 3 del Trastevere, prima sul Redi e poi adesso sul Mangiaratti. Nei momenti in cui ha potuto spingere ha spinto anche in avanti, ha provato a mettere in difficoltà la difesa della Sinalunghese. Buona partita la sua. Tanto ha pareggiato lo Scandicci nel campo del Cannara. Cannara 1, Scandicci 1. Sta vincendo 2-1 invece il Grassina in casa contro il Monte Spaccato. Risultati non favorevoli alla Sinalunghese di mister Marmorini. Considerando anche la sconfitta che sta maturando ora il Carrangeletti, sicuramente non si fa semplice per la squadra di mister Marmorini. I prossimi impegni della squadra di mister Marmorini, che vedrà mercoledì la Pianese, domenica prossima il Siena, tutte e due fuori casa. Attenzione, la palla che arriva su Roberti, esce bene Marini, e poi l'ultima in casa tra due mercoledì contro proprio lo Scandicci e Marini che si arrabbia con Corsetti, perché insomma si è fatto male Corsetti, però diciamo che Marini va a dire a Corsetti: esci fuori dal campo, facciamo veloci, cerchiamo di giocare, abbiamo bisogno di minuti per poter pareggiare e poi andare a vincere la partita. Probabilmente un infortunio muscolare, probabilmente sì. Si scalda Menchetti, probabilmente sarà lui a prendere il posto in campo, ma attenzione anche alle quote, Mario. Adesso dobbiamo fare un attimo il recap delle quote, perché in questo caso Corsetti è un 99, quindi sarebbe una quota. Vediamo se è stato solo un colpo o un infortunio proprio a livello muscolare. Hanno applicato il ghiaccio, quindi forse è stato solo un colpo. Intanto Marini lungo per Bartolini, che spizza per Mangiaratti. E c'è forse un reclamo di un altro braccio, questo molto meno evidente. Quello di Sbardella, insomma, sembrava regolare anche a noi. Tanto Trastevere che prova a ripartire, Pietro Battista tra due avversari riesce a servire Pierangeli. A campo qua Pierangeli che va a servire Mangiaratti. Si ferma ancora per Pierangeli. Sporcata la palla da Roberti in fase difensiva. 11 dietro la linea della palla i giocatori di mister Pirozzi. Cercare di salvare il risultato. Papa, Vasser. Prova a cercare dentro Minocci, chiuso il passaggio da parte di Fontana. Ancora il possesso per la Sinalunghese con Francesco Papa che va a servire con le mani Vasser. Dentro poi... Era pallone che palla, era uscito. Sì, esatto, e poi comunque sia Papa che aveva dato la palla nella terra, controllata ancora una volta da Simone Sbardella. Bisogna dirlo, partita molto diversa rispetto a quella dell'andata. Molto diversa rispetto a quella dell'andata, dove il Trastevere era in grande proprio forma, vinse 4-0 in maniera meritata sulla Sinalunghese, ma tutto sommato diciamo che è molto diversa anche rispetto a quella del primo tempo adesso la partita.
Minocci intanto, era stato messo giù Pietro Battista, già battuta la punizione. Allora Corsetti per Bartolini, che spizza nella terra di Laurenzi, che poi va a cercare la verticalizzazione subito su Roberti. Pronto anche Doca Brent a bordo campo, vediamo al posto di chi entrerà. Servito lungo il numero 15 Sordilli, chiude bene però Corsetti, dolorante. Minocci allora per Pietro Battista, che ritorna indietro da Ceci. Credo che si potrebbe passare anche a tre con l'inserimento di Doca Brent lì davanti, tre difensori. Vediamo chi uscirà per Doca Brent. Intanto Pierangeli prova a spizzare per Bartolini, riesce a toccare Bartolini, ancora per Pierangeli, scatta con un attimo di anticipo Mangiarati, non si alza la bandierina, sì si alza con un attimo di ritardo Mario, però comunque anche dalla nostra postazione sembrava netto l'offside qui da parte dell'attaccante rossoblu. Intanto il calcio Flaminia sta vincendo 2-1 sul San Donato. Grassina che si è portato su 3-1 ai danni del Monte Spaccato. Esce Mangiarati, fuori Joseph Mangiarati, dentro Doca Brent. Terzo cambio per la Sinalunghese al minuto 79, praticamente all'ottantesimo. Si riprende con questa punizione dopo l'offside da parte proprio di Mangiarati. Adesso Doca Brent, che ha sempre fatto la seconda barra prima punta, andrà a prendere posto insieme a Bartolini là davanti. Tanto lo russo recupera la palla, avvicino il numero 18, fa tutto da solo lo russo, prova a prendersi il calcio d'angolo, l'ultimo tocco però da parte del numero 17 del Trastevere, sarà il rinvio dal fondo. Bravo anche Tony Vassera a tenerselo lì, a portarlo largo sul fondo, costringerlo all'errore. Marini al rinvio lungo, però trova la testa del numero 4 Sannipoli, palla che comunque viene alzata spesso sia dalla Sinalunghese che dal Trastevere. Adesso arriva nei pressi di Corsetti, che prova a servire Pierangeli, trova però l'ultimo entrato Alessio Rizzi, che senza andare per il sottile mette la palla in fallo laterale, senza rischiare Mario. Sì, in questo momento Trastevere che non vuole rischiare nulla, si difende con tutti gli effettivi e chiude non appena possibile la manovra della Sinalunghese. Perché per il Trastevere sarebbe importante tornare alla vittoria, che manca da molte giornate. Ultima vittoria risale alla 22esima giornata, il 21 marzo, in casa del Follonica Gavorrano. Andò a segno Giordani quest'oggi, uno dei grandi assenti per la formazione di Pirozzi. Da lì poi Trastevere 3 sconfitte e 5 pareggi quest'oggi. Qualora Montevarchi pareggiasse in casa del Siena, sarebbe un forte segnale di riapertura del primo posto, perché il Montevarchi andrebbe soltanto a meno 2. Tanto Papa, anzi pardon, il Montevarchi andrebbe a più 2 e il Trastevere a meno 2. Intanto Bartolini osa un po' troppo con il tacco, allora il lancio lungo da parte di Sbardella, trova però Papa, prima ad arrivare Fontana, che lascia poi a Davide Lorusso. Si accentra il numero 17, che solitamente siamo abituati a vederlo con il numero 10 sulle spalle. Sì, è vero. Casagrande a cercare lungo Roberti, che spizza bene per Fontana, può andare al tiro Fontana, Papa che tocca all'ultimo e Marini che riesce a bloccare. Qua forse c'era il fuorigioco di Fontana, non si alza comunque la bandierina del primo assistente di guida. Decisamente troppo lento in questa occasione Fontana nel scoccare il tiro verso la porta di Marini, viene recuperato bene. È rimasto a terra ancora Sbardella, che si rialza subito. Allora Fontana può ripartire per il Trastevere, fa tutto da solo, poi allarga dall'altra parte dove c'è Sordilli, si accentra il numero 15, pensa al tiro, il tiro con il destro di Sordilli, tutto facile per Marini. È un tiro velletario da parte di Sordilli, più a chiudere l'azione che a voler far male al portiere della Sinalunghese. Marini intanto cerca di velocizzare e prendere i metri. Bartolini con la testa spizza per Vasser, che non ci è corso, alza un campanile Sbardella, il tiro da parte di Davide Bartolini, e intanto ha segnato l'Aquila Montevarchi, che si è portato 2-1 sul Siena. Qua Trastevere che rimarrebbe a questo punto a meno 4, e Montevarchi che salirebbe a quota 62 punti in classifica. Sarebbe un brutto colpo anche per la CN Siena. Sì. Che si ritroverebbe
fuori dalla lotta playoff. Conti con la testa, prova a cercare Roberti, Corsetti per Minocci, che prova a servire Pierangeli, non si capiscono due. Allora attenzione alla ripartenza, il Trastevere con Roberti, lo tocca Corsetti, sembra aver toccato la palla ma no, arriva il cartellino rosso per Corsetti. Altra tegola per la Siena Longhese, che dovrà giocare questi ultimi 6 minuti più il recupero, un uomo in meno, espulso Corsetti. Corsetti, classe 99. Comunque la vorrei rivedere perché mi era sembrato avesse toccato con la punta del piede la sfera, però anche per come è uscito Corsetti sembrerebbe essere di no. Tegola per la Siena Longhese, che adesso si vede davvero allontanare il sogno salvezza, visto il risultato del Grassina che sta vincendo 3-1 sul Monte Spaccato e quello dello Scandicci che sta perdendo 2-1 in casa del Cannara, ma comunque sia, rimarrebbe ancora, non c'è ancora la matematica, 6, ma... non c'è la matematica, ma diciamo poco ci manca, visti anche gli impegni come dicevamo prima, che poi attenderanno la Siena Longhese, Pianese, Siena, Scandicci, insomma. E attenzione qua a Davide Lorusso, che lui ce l'ha nelle corde le punizioni, il tiro di Lorusso sulla barriera, che poi ha chiamato fallo di mano, ancora Lorusso rimpallato, sarà corner ancora per il Trastevere, terzo corner del secondo tempo più 3 del primo tempo, sesto corner dell'incontro per la società, per la formazione trasteverina, che ha sperato fino all'ultimo sul pareggio dell'Aquila Montevarchi. Aquila Montevarchi che adesso si è portato sul 3-1 ai danni del Siena, quindi anche per il Trastevere una corsa che continua per riaprire il campionato. Roberti scambia con un compagno, il cross da parte di Sordilli, palla irraggiungibile, chiedo scusa, per qualsiasi giocatore, rimessa con le mani per la Siena Longhese, che dovrà affrontare questi ultimi minuti un uomo in meno per l'espulsione di poco fa di Lorenzo Corsetti. Sì, Corsetti che sembrava già essere in difficoltà fisicamente, sì, da diversi minuti. Sì, decisamente sì, Mario. Arborini ha preferito lasciarlo in campo. Ma... tanto Fontana prova a fare tutto da solo. Chiude Cecci, però in maniera errata Marini costringe a un miracolo. Allora Papa per Pierangeli, che adesso fa più il centrocampista. Riesce a saldare Roberti a campo Pierangeli. Chiama la palla a Tony Vasser. Servito adesso, può andare a vuoto il numero 2. Bravo invece Cervoni, che chiude e concede il secondo corner alla Siena Longhese, che adesso si deve rivoltare tutto in avanti a cercare almeno il gol del pareggio. Sì, si è abbassato Pietro Battista sulla linea dei centrali di difesa e Pierangeli si è abbassato nella linea 2 di centrocampo. Corner per la Siena Longhese quando siamo all'86esimo e 40 secondi, quasi 87, poco più di 3 minuti da giocare. Pierangeli, il cross sul primo palo, tocca Bartolini. Ultimo tocco però è proprio dell'attaccante rosso-blu. E allora rinvio dal fondo che andrà a battere con tutta la calma del mondo Casagrande. Qui potevano fare meglio sia Pierangeli che Bartolini. Angolo non battuto benissimo dal 16 rosso-blu. Poi Bartolini ha provato il tocco di punta verso la porta, ma soluzione che è terminata sul fondo. Intanto Marmorini che sta dando indicazioni. Pietro Battista che si è abbassato adesso nella linea dei difensori, vista l'assenza per espulsione di Corsetti. E intanto Casagrande, come dicevamo, con tutto il tempo del mondo, va adesso a rimettere lungo, pallone toccato da Vasser, poi Fontana con la testa scambia con Roberti per Lorusso, su di lui Minocci, ancora Lorusso, fa tutto da solo Lorusso, rimane su alla carica di Minocci, salta anche Papa in area di rigore, Lorusso la palla dietro, Pietro Battista aggancia e riparte per la Siena Longhese. Pierangeli, precedenza fantastico Lorusso, è andato via in mezzo a due giocatori della Siena Longhese con estrema facilità. Buona la pressione però del Trastevere, che adesso ha il vantaggio dell'uomo in più e costringe la Siena Longhese a lanciare lungo per Doca Brent, palla imprecisa per Minocci, poi il fallo da parte del numero 8 ai danni del numero 18 Fontana. È un po' ingenuo Minocci, comunque Fontana stava difendendo il pallone, ha regalato questa punizione che permette di guadagnare tanti secondi al Trastevere. Fa passare tanto tempo. Tanto sbardella lungo a cercare dall'altra parte Roberti con un aggancio incredibile, però era scattato con un attimo di anticipo il numero 11 del Trastevere. Davvero bello lo stop da 50 metri da parte di Roberti. Beh Mario, stiamo parlando di giocatori di alta classe, quelli del Trastevere, ma
non a caso insomma hanno comandato questo girone per molto tempo. Poi probabilmente anche la notizia del non avere uno stadio ha influito sulla mentalità dei giocatori del Trastevere inconsciamente, anche se comunque hanno sempre dato tutto. Tanta attenzione qua a Roberti, esce Marini con la testa sulla tre quarti della Siena Longhese e poi Pietro Battista prova a controllare sulla pressione da parte di Sordilli, ultimo a toccare proprio il numero 15. Manca ancora un minuto, più un minuto di recupero probabilmente, vedremo quanto sarà il recupero. Siamo al 44esimo, Mario, 44esimo e 25 secondi, quindi 30 secondi più recupero. Non so se è stato già concesso, ancora non abbiamo visto la lavagnetta luminosa. Comunque si continua a giocare con Lo Russo che mette giù poi la verticalizzazione da parte di Cervoni a cercare lo scatto di Fontana, chiude Cecci, mette la palla in out e adesso il Trastevere che si prende con calma questa rimessa laterale nell'attesa del recupero che probabilmente arriverà a breve. Dovrebbero essere 4 minuti di recupero, adesso arriveranno anche in grafica. Intanto Cervoni dentro a cercare Roberti con la testa Cecci, Pierangio li mette giù per Minocci, può controllare Minocci sulla linea, riesce ad andare via Minocci, Bartolini non riesce a servire Vasser, allora Roberti in posizione irregolare con il tacco per Fontana, recupera Pierangioli e Fontana che va in pressione proprio su il numero 18 della Siena Longhese, costringendolo a ripartire da attenti, che poi lascia Pietro Battista. C'è largo sulla sinistra Tony Vasser, servito adesso dal numero 5 della Siena Longhese, con la testa Vasser a cercare Minocci, spizza Minocci, c'è un tocco di mano da parte di un giocatore del Trastevere. Punizione per la Siena Longhese quando siamo alle ultime battute di questo secondo tempo. Siamo già in fase di recupero da 35 secondi. Battuta corta, Papa a cercare dentro Bartolini. Il cross che arriva proprio per Bartolini che non controlla bene. La palla che rimane lì allontana senza andare per il sottile il numero 14 Rizzi. Palla che termina in out. Qui ancora una volta un pallone scodellato all'interno dell'area di rigore del Trastevere. Non perfetto Bartolini in questa occasione. Marini intanto a cercare lungo proprio Davide Bartolini con la testa, riesce a spizzare, allontana però la difesa del Trastevere, Pietro Battista in anticipo su tutti, Minocci tra due avversari, palla che arriva su Pietro Battista, rimane a terra un giocatore del Trastevere, si continua a giocare, Bartolini con la testa, palla sul fondo, brutto errore da parte di Bartolini. E qui era tutto solo, il numero 9 della Siena Longhese non è riuscito a deviare, ad impattare bene sulla sfera e inquadrare la porta di casa grande. C'è stato il boato di lamento da parte del pubblico del Carlo Angeletti, si aspettava di più da Davide Bartolini in questa occasione. Magari anche provare a schiacciare sul secondo palo, insomma colpire almeno verso la porta di casa grande. E dietro Bartolini c'era anche Tony Vasser, un altro grande colpitore di testa. E intanto casa grande ancora con calma va a prendersi il cartellino giallo, il numero 1 del Trastevere classe 2002, ma che comunque personalità da vendere come fosse un tra virgolette vecchio, un veterano di questa società. Tanto Lo Russo con la testa per Cervoni che poi cerca Roberti, va giù Roberti, si rialza, si continua a giocare, allora Cecci per Pierangioli, prova ad agganciare il numero 16 della Siena Longhese a servire Doca Brent, ci riesce Brent, Doca Brent su Rizzi in maniera regolare, sradica il pallone da Rizzi, arriva anche Roberti, prova ad allontanare in qualche modo la difesa del Trastevere, ci è riuscito con Laurenzi. Allora Marini cerca di dare velocità alla manovra rosso-blu verticalizzando su Tony Vasser con la testa, alla meglio però il numero 2 Cervoni, rimane comunque in possesso per la Siena Longhese. Minocci per Papa, ultimi squilli rosso-blu, Papa va a cercare dentro un compagno che è Bartolini, non riesce la spizzata, alza un campanile Sordilli, riesce a trovare però Papa che torna dietro da Cecci, adesso da Pietro Battista, pallone lungo a cercare Tony Vasser, salta Vasser, controtempo, non riesce a deviare in mezzo e allora Cervoni con le mani quando manca poco più di 40 secondi al termine. Ultimo assalto rosso-blu per cercare almeno il pareggio. Tanto il Monte Spaccato si è portato sotto di un gol. 3-2 Grassina sul Monte Spaccato.
Scandicci sta ancora perdendo, attenzione Pierangeli il tiro, la palla che rimane su Minocci. Cecci con la testa per Papa, anticipato dallo Russo, e Roberti che allontana lungo per Marini, che con calma riesce a servire Cecci nonostante la pressione di Sordilli. Cecci a cercare la profondità di Davide Bartolini, con la testa non riesce a spizzare, tocca Brent ancora dietro a Bartolini, impreciso qua, e poi la palla ancora buona, no, arriva il fischio perché Minocci ha commesso fallo su Fontana, e qua arriva il triplice fischio da parte di Guida. Trastevere 1, Sinalunghese 0. Sinalunghese sempre più nel baratro, Trastevere che ancora rimane agganciato alla corsa dell'Aquila Montevarchi per il sogno Lega Pro. Mario, partita. Sì, partita davvero sofferta da una parte e dall'altra, e secondo tempo piuttosto sporco, sono mancate le occasioni da gol per la Sinalunghese, che nonostante l'inserimento di Bartolini dal primo minuto non ha creato vere palle gol concrete. Intanto rivediamo il gol di Fabrizio Roberti dell'1-0 del Trastevere. Trastevere che torna a vincere dopo tanto tempo. Roberti aggancio e girata in un fazzoletti che va a battere Marini incredulo. La difesa della Sinalunghese anche lì troppo ferma, troppo statica, ha permesso a Roberti di vincere, di prendere quel pallone sul rimpallo e in un fazzoletto a calciare verso la porta di Marini a realizzare l'1-0 per il Trastevere. Tanto noi vi aggiorniamo anche dai risultati degli altri campi, mettiamo le mani avanti, prendete con le molle questi risultati perché fino all'ultimo ancora non sono definitivi, potrebbero cambiare da un momento all'altro, e quindi magari noi vi diamo un risultato e quando chiudiamo il collegamento poi è cambiato all'ultimo. Intanto Calcio Flaminia 2-1 sul San Donato, Cannara 2-1 sullo Scandicci, Grasina 3-2 sul Monte Spaccato, L'Ostia Mare 1-1 col Trestina, la Pianese 1-0 sul Foligno, San Giovannese Badesse 1-1, Siena 1, Aquila Montevarchi 3, e quindi questo vorrebbe dire nulla di cambiato là davanti, però cambia molto la classifica laggiù in fondo, perché è vero, Aquila Montevarchi rimane a 62, Trastevere sale a 58, rimangono questi 4 punti di differenza in classifica, ma ai margini della classifica in fondo il Grassina stacca la Sinalunghese a più 4 salendo a quota 27 e andando a meno 2 dallo Scandicci che rimane a quota 29, ma Scandicci che ancora ha più 6 della Sinalunghese, e Sinalunghese come abbiamo detto ancora è a meno 4 adesso dal Grassina. Scandicci ha più 6, a 3 partite dalla fine ci sarà lo scontro diretto all'ultima giornata tra Sinalunghese e Scandicci qui al Carlo Angeletti, vedremo se i rossoblù porteranno fino alla fine insomma questo sogno della salvezza fino all'ultima giornata. Ancora nulla di definitivo in questo campionato, né là davanti dove ci si gioca sia il playoff che appunto la Lega Pro. Oggi si sono rilanciate anche Cannaretti Ferno, insomma, esatto, che sono a 1 e a 3 punti dalla zona playoff. Andiamo a vedere anche la zona playoff, perché troviamo il Trestina con tranquillità a 50 punti in terza posizione, Gavorrano, San Donato e Pianese a 47 punti che si giocano il quinto posto, e per adesso la classifica vedrebbe Follonica e San Donato nel playoff fuori Pianese e Cannara, Pianese a 47 e Cannara a 46, con il Siena che rimane in nona posizione staccato a quota 44 punti insieme a Tiferno. Quindi direi anche per la formazione di mister Gilardino una sconfitta oggi pesante in casa contro l'Aquila Montevarchi, pesante il doppio perché è l'unica partita alla quale i tifosi del Siena potevano assistere dallo stadio la propria squadra, visto poi le due giornate di squalifica che ha preso l'Artemio Franchi per il caos successo a fine partita contro il San Donato, e quindi prossime partite che il Siena in casa le giocherà probabilmente nel campo dell'Ornano Badese, ma ancora da mettere un punto esclamativo su questo. Amici sportivi, amanti del grande calcio, dilettanti, grazie di essere stati con noi, grazie alla regia di Luca Barbagli e alla riprese di Filippo Lucatti. Noi vi diamo appuntamento alla sala stampa di tra pochissimo, che dovrebbe essere live sulla pagina Facebook di Radio Epicentro, e una buona serata da Francesco Benincasa e Mario Zevolini.